Si ritrovano dopo un anno Lecce e Chievo, si ritrovano finalmente in Serie A dopo l'ultima stagione vissuta con un grande campionato di Serie B dominato dal Chievo, con la promozione anche del Lecce arrivata al termine dei playoff. Adesso invece è sfida in Serie A ed è naturalmente sfida subito molto delicata, anche se siamo soltanto alla seconda giornata per il discorso salvezza. Il Chievo è partito bene, ha vinto in casa contro la Regina, il Lecce ha perso invece pesantemente a Torino per 3-0. Buon pomeriggio dallo stadio di Via del Mare da parte di Giovanni Rispoli e di Maurizio Iorio. L'avete visto, le condizioni meteo non sono certo ottimali, siamo sui 17 gradi, c'è molta umidità, ha piovuto tantissimo in mattinata, adesso per fortuna la pioggia ha dato un po' di tregua, ma il campo potrebbe risentirne, anche se a occhio sembra in condizioni ottimali. Subito le formazioni, cominciamo dal Chievo che si presenta con lo stesso schieramento con cui ha battuto la Regina, con una sola novità: Squizzi in porta, Malagò, Mandelli, Cesare, Mantovani in difesa, a centrocampo Pinzi, Italiano e Marcolini, e poi Luciano, Pellissier e Junco come tridente offensivo. Va in panchina Esposito, che doveva giocare, almeno queste sembravano le indicazioni della vigilia, invece in campo Pinzi, preferito a Bentivoglio che non sta bene e infatti non è neanche in panchina. La risposta del Lecce di Beretta, che invece cambia qualcosa in più, soprattutto nel reparto difensivo, gioca in porta Benussi, la linea difensiva con Polenghi, Stendardo, Fabiano e Antunes, a centrocampo un rombo, Zanchetta, vertice basso, Giacomazzi e Ariatti sono gli interni, Caserta agirà qualche metro più avanti alle spalle di Caccia e Tiribocchi in panchina, e potrebbe poi entrare a partita in corso fra gli altri anche il brasiliano Leonardo, di cui si parla molto bene, che ha ben impressionato in questi suoi primi giorni di esperienza italiana. Partita delicata, ma naturalmente siamo solo all'inizio, quindi c'è la possibilità di giocarsela nel modo migliore. Le squadre arrivano con la sosta, quindi con meccanismi più rodati. Il Chievo, una squadra che gioca a memoria già dall'anno scorso con Iachini, Beretta per ora ha cercato di non stravolgere il lavoro precedente, anche se rispetto alla stagione scorsa quando c'era sulla panchina leccese Papadopoulo, il Lecce ha cambiato modo di giocare. Buongiorno a tutti, partita delicatissima Giovanni, perché è uno scontro diretto, siamo sia alla seconda giornata di campionato ma è uno scontro diretto, e partita delicatissima ancora di più per la squadra salentina, perché l'inizio non è stato assolutamente esaltante a differenza di quello del Chievo, per cui credo anche per attirare ancora di più gli entusiasmi dei propri tifosi verso di sé il Lecce non può sbagliare questa partita, ha di fronte una squadra tosta, tonica, che sa quello che fa, bene organizzata. Io ho avuto modo di commentare il Chievo la prima di campionato contro la Regina, l'ho visti già belli tonici, pronti, mentre il Lecce deve ancora trovare i giusti automatismi, però credo che sia sulla buona strada, per cui sono convinto che oggi assisteremo a una partita piacevole ed entusiasmante. Eccolo qui Mario Beretta, lo vediamo, c'è un filo di emozione naturalmente nel suo esordio davanti al pubblico leccese, pubblico che applaude le squadre che entrano in campo. Allora subito per qualche secondo la linea alla regia, super spot. A sedervi, cercate i posti lì, voi siete della stampa. Immagina qualcosa di completamente diverso. Kuga, The Ford Crossover. Sulle maglie dei giocatori il messaggio stop alla violenza, questo è il quarto uomo, il signor Airoldi. L'arbitro della partita sarà invece Paolo Mazzoleni di Bergamo, accanto a lui Toscano e Angrisani sono i due collaboratori. Il saluto delle due squadre sul terreno di gioco, e appunto dicevamo di una sfida senza dubbio delicata che dovrà mostrare sul fronte leccese. Qui vediamo la curva leccese che si è riempita nonostante le proibitive condizioni del tempo, dovrà mostrare dei miglioramenti rispetto alla prima partita. Giuseppe Iachini sta lavorando al Chievo benissimo, lo scorso anno ha dominato il campionato di Serie B, ma a Lecce perse pesantemente 3-0 e memore di quella partita spera oggi di vivere invece un pomeriggio diverso. Fu una delle sconfitte più pesanti del campionato del Lecce, del Chievo, oltre a quella subita a Bologna. A bordo campo per noi c'è Stefano Impalomeni, forse possiamo andare da lui per qualche secondo visto che ancora non inizia la partita, per farci raccontare soprattutto le condizioni del campo, perché mi sembra molto scivoloso. Stefano? No, le condizioni del campo sono buone, mentre adesso il Lecce stanno facendo tutti quanti appunto il grido di battaglia, tutti quanti uniti accompagnati dalla curva, proprio per iniziare nel migliore dei modi questa stagione. Ricordiamo, il Lecce nelle gare ufficiali non ha fatto ancora un gol, perché contro la Salernitana andò male, perse 1-0, fu eliminata dalla Coppa Italia, poi
la scorsa settimana, come tutti sappiamo, a Torino 3-0. Per quanto riguarda invece lo stop alla violenza, insomma, questa campagna di comunicazione promossa dal Ministero dell'Interno congiuntamente con la Lega, c'è stato un po' molto fair play, devo dire. Iachini è andato a stringere la mano a Beretta e poi anche Cacia si è salutato calorosamente con Iachini, che l'aveva allenato a Piacenza. All'insegna del fair play dobbiamo ricordare, perché a volte anche evidenziamo le cose negative, invece è giusto in questa settimana, dopo quello che è successo la settimana scorsa prima e durante e dopo Roma-Napoli, evidenziare anche il fair play e quindi l'atteggiamento anche dei giocatori, dei protagonisti. La nostra regia guidata da Antonella Marchini ci ha mostrato un po' i volti di quelli che saranno protagonisti di questa partita. Il Lecce darà subito il calcio d'inizio, attaccherà verso la curva dei tifosi di casa, dunque un motivo in più per spingere in questa fase iniziale. Ha detto Beretta che è una partita che il Lecce deve giocare con intelligenza, senza gettarsi in avanti in maniera scriteriata, perché il Chievo proprio nel gioco di rimessa, nelle ripartenze, ha il suo punto di forza, grande velocità, spesso una squadra che ribalta il gioco facilmente. E intanto subito calcio d'angolo per la squadra guidata da Mario Beretta. Vediamo questo calcio d'angolo. Caserta va sul pallone a cercare il primo cross in mezzo, palla bassa, però Mazzolini è intervenuto, dovrà ripetere Caserta il cross, perché c'era stato in area di rigore una trattenuta fra Tiribocchi e Cesar. Allora si ripartirà sempre da quella parte con il cross del centrocampista, che per la prima volta gioca fuori dalla Sicilia nella sua carriera. Attenzione a Cacia, la grande parata da parte di Squizzi, straordinario intervento di Squizzi con l'istinto, è andato a evitare il gol, poi Stendardo ha cercato la deviazione, dunque Lecce che spinge subito sull'acceleratore. Fra poco potremo rivedere l'azione, eccola qua la deviazione di Cacia, e c'è stato un salvataggio prima di Luciano e poi di Squizzi in seconda battuta. Ora il gioco è fermo perché c'è un fuori gioco segnalato a Tiribocchi, partenza sprint della squadra di Beretta. Rivediamo un'altra angolazione, l'intervento e il salvataggio anche con un pizzico di fortuna da parte di Squizzi, che poi riesce comunque a chiudere lo specchio della porta. Sì, giocata eccellente da parte di Cacia, è stato rapidissimo, si è avvitato su se stesso di piatto, è stato fortunato il Chievo in questa circostanza. Io credo che sia una palla studiata in allenamento questa, perché il movimento di Cacia è stato immediatamente servito da Caserta. Comunque autoritaria la partenza del Lecce, a seguire quello che dicevi te, deve fare però attenzione, perché il Chievo è una squadra che si chiude benissimo, sempre molto corta, e ha nelle ripartenze una delle caratteristiche migliori. Riparte da Fabiano l'azione difensiva del Lecce, Stendardo, uno degli ultimi acquisti ed è un elemento fondamentale, dovrebbe diventarlo per la squadra di Beretta, aggiunge esperienza e capacità Stendardo in rotta di collisione con la Lazio e con Dario Rossi. Già lo scorso anno a gennaio andò alla Juventus e adesso invece è pronto ad affrontare questa stagione da protagonista qui a Lecce, in una piazza naturalmente molto esigente, che si aspetta dopo la bella promozione di vivere un campionato comunque degno della Serie A. Zanchetta tiene palla e va subito a cercare il lungo Tiribocchi, grande la giocata, palla schizza, lo vedete sul terreno di gioco, Tiribocchi la insegue, è in grado di recuperarla, la gira benissimo all'indietro per Ariatti, che aspetta l'arrivo poi da parte di Antunes. Centralmente ancora Zanchetta, che è l'uomo che guida la manovra, che è un ex di questa partita, così come ex sono Tiribocchi e proprio Mario Beretta in panchina. Altra palla interessante per Cacia, cerca un controllo un po' complicato, poi gioca il pallone, prova ad andare verso il fondo e guadagna sull'intervento di Mantovani. Rimessa laterale, sono passati 3 minuti e direi che è un bel Lecce quello che si vede in questo scorcio iniziale di partita. Assolutamente sì, volitivo. Attenzione. Ancora Caserta a cercare il fondo, il cross, l'ultimo tocco il suo, rimessa dal fondo. Volitivo, grande movimento di tutti gli effettivi, soprattutto in fase offensiva, e tutta la squadra sale. In questo momento il Lecce ha voluto iniziare questa partita, dare un'impronta subito determinante per cercare di farla propria. Sa benissimo che giocando in questa maniera, come ha iniziato, ha dalla propria parte i tifosi, che sono fondamentali proprio per poter proseguire la stessa nel migliore dei modi. Rilancio di Squizzi, cercare Pellissier, l'intervento difensivo però di Stendardo è buono, poi Cacia recupera e cerca lo scatto di Tiribocchi, che non può naturalmente arrivare su un pallone lunghissimo. Allora palla che di nuovo esce a fondo campo, ci sarà la rimessa affidata ancora a Squizzi,
che aspetta il piazzamento dei suoi. Davide Mandelli è punto di forza della retroguardia del Chievo, che è molto assemblata dai meccanismi ormai ben noti. Non ha cambiato nulla Iachini, sono tutti giocatori che già giocavano nella squadra veronese della scorsa stagione, alcuni da diverse stagioni, un po' questo uno dei punti di forza anche da sfruttare. Adesso prova a spingere Antunes, non è verso Caccia, interessante, ma Caccia parte un metro al di là della linea difensiva, e allora ci sarà ancora un calcio di punizione per far ripartire l'azione della difesa. Grande attesa su Caccia, che è arrivato fra mille speranze alla corte del Lecce. Lo vediamo, ha una mano in qualche modo che è incerottata. Andiamo a bordo campo, Stefano Impallomeni. Sì Giovanni, perché Beretta adesso ha chiesto a Tiribocchi e Caccia di essere molto larghi, non di giocare vicini. Perché? Perché Malagò, ha visto che Malagò e Mantovani partecipano molto in questo gioco organizzato, come diceva giustamente Iorio all'inizio della partita, e dunque partecipano molto, li vuole alti Iachini, e in questo modo Tiribocchi deve inserire tra il centrale, tra Mandelli e Malagò, e deve fare altrettanto Caccia dall'altra parte tra Cesar e Mantovani. Rilievo tecnico perfetto, perché questo atteggiamento da parte di Beretta costringe i due esterni bassi del Chievo a non offendere, e i due centrali del Chievo sono sempre molto vicini a te. C'è un tentativo di Caserta, però l'azione è irregolare, allora si ripartirà ancora con il calcio di punizione per il Chievo. I due centrali del Chievo sono strettissimi e si crea spazio tra loro e gli esterni bassi, e lì si possono inserire sia Caccia, che ha iniziato molto bene la partita, molto reattivo, e sia Tiribocchi dall'altra parte. Palla giocata da Marcolini, che la gira dalla parte opposta per dare un po' di respiro alla manovra, e va Mantovani a salire da quella parte. Ecco Junco, attaccante brindisino, che arriva dunque a giocare la sua regione, va via bene, poi però si è aiutato a terra con il pallone, forse con un braccio. Allora calcio di punizione e possibilità per il Lecce di giocare la palla. Dicevamo che il Lecce scorso anno vinse 3-0 il match interno contro il Chievo, con doppietta di Abruscato e gol di Valdés, tutti i giocatori che non sono più qui a Lecce. Nella gara di ritorno fu una partita bellissima, finì 3-3, sempre molti gol di solito nelle sfide fra queste due squadre, quasi sempre così è successo, e il Chievo nel suo primo anno di Serie A vinse 2-1, e da allora poi non ha più segnato qui a Lecce. La palla di Zanchetta, Tiribocchi stava però rientrando dal fuorigioco, allora si può ripartire ancora con Mandelli. Anche in questa circostanza abbiamo visto i grandi automatismi difensivi da parte della squadra di Iachini, perfetta la difesa salita contemporaneamente mettendo in fuorigioco i due attaccanti del Lecce. Gioca la palla a Pinzi, che non riesce ad agganciarla, però c'è l'inserimento di Cesar, poi Luciano che riceve largo e scarica all'indietro ancora per Pinzi, che è arrivato dall'Udinese dove ormai era da 7 stagioni. Luciano può puntare su Antunes, invece scarica subito il pallone sull'avversario, rimessa laterale allora per il Chievo, che se la prende e comoda. Arriva Malagò per mettere il pallone verso Luciano, ottimo l'1-2, va dentro Malagò con decisione, palla dentro, bassa, e poi la allontana Giacomazzi. Tiribocchi anticipato da Mandelli, rimpallo però favorisce Tiribocchi, c'è il fallo di Pinzi, brutto alle spalle dell'avversario, ha rischiato anche il cartellino nella circostanza, comunque frena l'azione di rimessa, eccolo qua su Tiribocchi che era andato via in velocità. Fallo ineccepibile, probabilmente anche meritevole di cartellino giallo, ma volevo annotare la grande disattenzione difensiva. Su rimessa laterale si è fatto trovare il solo Antunes, senza raddoppio. A te, Gio. Il cross di Ariatti in mezzo, l'intervento non ottimale di Cesar, che però riesce a spedire il pallone in calcio d'angolo. Ed è stato facile per i giocatori del Chievo superare il terzino sinistro, che non aveva un aiuto nei compagni. Buon per la squadra salentina, che la palla è finita innocua dentro l'area di rigore. Ed ora calcio d'angolo per il Lecce. Lo batte Ariatti, il colpo di testa, la posizione invitante di Caccia, che era libero e non è riuscito a centrare la porta. Ancora un brivido per la squadra del Chievo, eccolo qua Caccia solissimo.
Grandissima disattenzione, ennesima disattenzione. Cacia è andato due volte vicino al gol, anche in questa circostanza è stato molto bravo, però è stato lasciato solo dentro l'area di rigore. Sono dei severissimi ammonimenti per la difesa del Chievo questi, deve stare molto molto attento. C'è un fallo di Pellissier che prova a divincolarsi dalla guardia di Stendardo, non sarà certo un pomeriggio facile per lui. Caserta all'indietro verso Fabiano, preferito a Diamutene, tra l'altro protagonista il fallo di mano che ha in qualche modo dato il là alla sconfitta del Lecce all'esordio in casa del Torino. Palla per Giacomazzi che controlla bene ma era al di là dei difensori, dunque posizione di fuorigioco. E Chievo che applica questa tattica con naturalmente una grandissima intesa e lo fa sistematicamente, rischiando sì ma con risultati fin qui ottimali. Attenzione a Junco che va nel corridoio, palla sbagliata di Mantovani. Sì, grande autorità, sotto questo aspetto grande autorità, la fanno anche molto molto alta. In questa circostanza è stato un po' troppo lento Caserta, perché l'inserimento di Giacomazzi era stato perfetto, ci ha messo troppo tempo per servirgli il pallone. Ancora un bel pallone verso Ariatti che è inseguito da Malagò, il contrasto fra i due, poi Ariatti non riesce a tenere il pallone in campo e ci sarà la rimessa di nuovo per il Chievo, che però è costretto sempre nella propria metà campo dalla pressione del Lecce, che è una pressione costante fino a questo momento. Ecco Mario Beretta che invita i suoi a mantenere la posizione, non arretrare, perché hanno preso comunque possesso della metà campo avversaria. Ora di nuovo un rimpallo e di nuovo una rimessa per il Lecce. Antunes, Caserta anticipato da Pinzi che è bravissimo, serve all'indietro Malagò, la palla gira, Italiano preferisce appoggiare a Squizzi che è pronto a calciare via il pallone, preferisce poi invece, anzi ci ripensa, la giocata corta invece va al rinvio nella zona di Pellissier ma anche di Stendardo che ancora una volta la meglio, poi Italiano, Marcolini, disturbo alla fonte dei giocatori del Lecce per non far ripartire l'azione del Chievo. Marcolini ancora però un malinteso con Junco, cerca di spiegarsi con il compagno, palla sul fondo, rimessa per il Lecce. Il Lecce sta cercando, anzi sta facendo la partita, però sta presidiando perfettamente le fasce fino a questo momento, sia Luciano a destra sia Junco a sinistra, e non sono riusciti assolutamente a prendere possesso del pallone, e Pellissier fino a questo momento è rimasto totalmente isolato e inghiottito dalla difesa leccese. È messo molto bene il Lecce in questo inizio di partita. Anticipo di Cesar su Tiribocchi, poi il pallone arriva nella zona di Mantovani, può portare palla, la scambia con Italiano, ancora Mantovani, prova lo spunto da solo Mantovani nella metà campo del Lecce, alla fine Pinzi all'indietro verso Cesar che cambia il fronte, ecco Malagò, ancora il disturbo di Cacia. Stanno giocando molto bene gli attaccanti del Lecce perché vanno in continuazione a dar fastidio a tutti i difensori del Chievo. La rimessa in gioco per la squadra di Beretta, sempre davanti alla panchina, e lo vedete vicino ad Antunes a dare indicazioni. Hanno tra l'altro interscambiato le posizioni in fase offensiva, Cacia si è portata a sinistra e Tiribocchi a destra, stanno però spendendo attenzione. Palla buona per l'inserimento di Giacomazzi, all'indietro per Tiribocchi, Tiribocchi allunga il pallone per il tentativo di inserimento da parte di Polenghi, c'è la chiusura, il fallo laterale da parte di Mantovani, applausi convinti della gente di Lecce, pronto Polenghi a scodellare il pallone con le mani dentro l'area di rigore, sarà un pallone lungo, prende anche la rincorsa Polenghi, si muove Cacia a cercare lo spazio, Polenghi lungo verso Giacomazzi, intervento di Marcolini, fallo da parte di Giacomazzi, ancora una punizione da cui si ripartirà. Andiamo a bordo campo, Stefano Impallomeni. Sì, il Chievo ha la linea difensiva molto alta, allora Beretta chiede soprattutto ad Ariate, Antunes sulla fascia sinistra, ma anche dall'altra parte a Polenghi e Giacomazzi, di allargarsi, di praticamente di stare uno davanti all'altro in verticale per fare il cambio di gioco che può essere pericoloso. Preferisce giocare sul lungo, ha detto giochiamo più sul lungo che sul corto in questa fase della partita. Ma dentro Pinzi trova lo spazio per cercare anche il tiro, c'è la deviazione di Fabiano che allontana il pericolo e allora c'è la possibilità di rimettere in gioco il pallone. Pinzi, due uomini, lo vedete, non dare respiro, c'è il fallo di Caserta e allora il calcio di punizione stavolta davanti alla panchina del Chievo. Eccolo qui il movimento di Pinzi, poi ha subito l'intervento falloso,
e ora si propone anche lui sulla destra. C'è la possibilità per Marcolini di scodellare in mezzo una palla, tra l'altro terreno viscido, dunque tutte le situazioni di palla inattiva diventano ancora più insidiose. C'è grande mucchio in mezzo con i difensori che sono saliti a dare una mano. Ecco Marcolini, preferisce l'appoggio verso Malagò. Parola ancora sul sinistro di Marcolini che cercava il movimento di Luciano, non c'è stata intesa. Marcolini poi voleva anche una deviazione che non è stata segnalata. Allora rimessa dal fondo con Benussi che ha sistemato il pallone a terra, sempre in piedi Mario Beretta. Sì, sinceramente non ho capito molto bene, c'era la possibilità di mettere questa palla in mezzo con comodità, probabilmente era uno schema non riuscito per l'attenzione difensiva della squadra di Beretta. Stacca bene Pinzi su due avversari, poi il pallone viene giocato da Mantovani che lo mette giù, aspetta Pellissier che accenna il movimento incontro, poi si ferma, c'è la possibilità ancora di giocare la palla con un pallone tagliato da parte di Marcolini verso Pellissier, sempre due avversari che in qualche modo lo contrastano, diventa difficile il movimento di Pellissier. Anche perché è totalmente isolato, i due esterni non riescono ad accompagnare l'azione, i tre centrocampisti non hanno le caratteristiche di avvicinarsi alla punta veronese, in questo momento totalmente isolato Pellissier dal gioco. Italiano si avvicina alla rete di rigore italiana, poi c'è un rimpallo che fa schizzare il pallone nella zona di Benussi che può controllare e far ripartire Fabiano. Italiano secondo me ha perso una buona occasione per far vedere le proprie potenzialità, aveva il corpo e lo spazio per calciare di destro in prima intenzione, ha toccato la palla una volta di più e ha perso una buona occasione. Ancora un disimpegno difensivo del Chievo ben riuscito, poi il pallone viene toccato per ultimo da Luciano, rimessa laterale ancora per il Lecce, Antunes, qui vediamo il tackle di Mandelli che è riuscito ad allungare la traiettoria, Ariatti con il petto, sempre per Antunes che si affida ancora al compagno, fa girare palla Ariatti, ancora Zanchetta, Ariatti può controllare, Zanchetta all'indietro per Fabiano, tutto il Lecce nella metà campo del Chievo, c'è larghissimo e viene servito Polenghi, buon pallone, Polenghi controlla con il petto, va via bene a Mantovani e poi finisce a terra strattonato, dice il direttore di gara, calcio di punizione, la grande iniziativa di Polenghi e il fallo di Mantovani che non è molto convinto rispetto alla lettera degli ordini e delle consegne di Beretta. Polenghi largo, come ci aveva fatto notare Stefano Impallomeni, chiedeva Polenghi largo, perfetto il pallone, altrettanto l'azione dell'esterno basso del Lecce che si è guadagnato una punizione interessantissima. E allora stavolta il pericolo è per il Chievo, due uomini messi in barriera da Squizzi, guardato Mazzoleni a centro area, grande assembramento, vediamo qual è la soluzione scelta, ci sono Antunes e Zanchetta, due specialisti. Parte Antunes con il sinistro che gira, che però finisce sul fondo senza creare troppi problemi alla porta di Squizzi, recupera la posizione Vitorino Gabriele Antunes, il 21enne portoghese arrivato dalla Roma che a gennaio scorso lo prelevò dal Pacos Ferreira, un ragazzo interessante che a Roma non aveva molto spazio e che quest'anno spera di ritagliarselo proprio qui a Lecce, e fin qui due partite per due volte da titolare nonostante sia rientrato solo venerdì dagli impegni con la sua nazionale. Ora la palla giocata in avanti, c'è Cacia che prova l'inserimento ma non c'è nessuno che può intervenire, torniamo a bordo campo, Stefano Impallomeni. Sì, soltanto per una breve annotazione che riguarda proprio Antunes su questo calcio di punizione battuto, perché ho detto o calci forte o non la batti più. Ma lo specialista Stefano è Zanchetta del Lecce, solo che quella era la posizione proprio per un sinistro, probabilmente qualsiasi altro dovesse capitare qualche altra punizione sarà di proprietà solo del capitano del Lecce. Palla all'italiano verso Luciano, c'è la chiusura di Antunes, poi va Ariatti a completare il disimpegno, eccolo Zanchetta di nuovo per Antunes, non buttano via il pallone, adesso Antunes calcia in una zona dove non c'è nessuno, poi il controllo rischioso perché Luciano è in agguato, c'è la possibilità di inserimento anche per Junco, bravissimo Polenghi, poi fallo di Cesar su Cacia all'interno della metà campo, il brasiliano si scusa con il direttore di gara, volevano una munizione i giocatori del Lecce che non è stata però combinata da Mazzoleni, calcio di punizione per ripartire, qui vediamo il tentativo precedente di Luciano, attenzione a Tiribocchi, il destro, ma il gioco è fermo, c'è un fuorigioco, dunque
gol non valido, va a protestare con l'arbitro italiano, forse si aspettava una battuta dopo il fischio dell'arbitro. Qui rivediamo, mi sembrava leggermente in fuorigioco in fase di partenza, in ogni caso da sottolineare il gesto tecnico di Tiribocchi, che in acrobazia è un attaccante eccezionale. Ci ha pensato un attimo Tiribocchi, dalla parte opposta Pellissier ci prova, finisce a terra con Stendardo, poi la palla resta a Lecce, Zanchetta va giù dopo la spinta di Pinzi, partita che si sta accendendo, siamo quasi al ventesimo, sempre 0-0 quando riparte Antunes, inquadratura anche per Beppe Iachini con il suo immancabile cappellino. Dammi la possibilità di sottolineare, guarda, l'impatto positivo e l'esordio di Stendardo, perché sta giocando benissimo anche in questa circostanza, in maniera, attenzione, palla buona per l'inserimento di Tiribocchi che non controlla benissimo, poi Tiribocchi però tiene la palla, riesce a girarla su Giacomazzi e si è defilato, può andare al cross l'uruguaiano, lo effettua adesso, ma Squizzi blocca senza problemi ancora un movimento di Tiribocchi che ha messo in difficoltà la linea difensiva del Chievo. E però ha fallito e non è da lui lo stop a seguire che gli avrebbe consentito di trovarsi a tu per tu con Squizzi. Era una buona occasione per il Lecce, che quando riesce a trovare delle verticalizzazioni veloci riesce quasi sempre ad impensierire la difesa del Chievo. Gioca palla Mandelli, di nuovo partendo dalla linea difensiva, ecco Marcolini che si propone, subito Tiribocchi a dar fastidio, allora Luciano, inserimento di Malagò, Luciano porta palla, cerca poi l'1-2 con il compagno, palla restituita, va Luciano, la difende bene con il corpo, poi cerca la giocata su Fabiano, non riesce, subito Ariatti, Antunes a chiudere e a guadagnare la rimessa laterale per il Lecce. E il Lecce, scusate, il Chievo che sta attaccando in maniera anarchica, non attacca isolata, non attacca da squadra, e arrivano i palloni, i giocatori sono sempre soli contro due o tre giocatori del Lecce, è abbastanza passivo questo inizio di partita della squadra di Iachini. Andiamo da Stefano Pallomenico. E a proposito di questo, sono soddisfatto soprattutto dei movimenti quando si imposta il gioco qui sulla destra, Malagò quando ha il pallone, diciamo degli esterni bassi quanto siano fondamentali nel gioco di Iachini. Ebbene, c'è un movimento sbagliato perché Pinzi e Luciano scappano entrambi, e invece Pinzi dovrebbe venire incontro al pallone e Luciano essere più intraprendente, più cattivo soprattutto nella giocata quando prende il pallone, il possesso del pallone. Pinzi fino a questo momento ed è anche una cosa giustificabilissima, è il giocatore che non è, mi sembra, leggermente un pesce fuor d'acqua, è l'unico giocatore, vorrei ricordare, che non fa parte dell'assetto del Chievo dell'anno scorso, per cui è il giocatore che ha bisogno probabilmente di qualche minuto in più, qualche giornata in più per poter assimilare al meglio gli schemi di Iachini. Adesso però ha guadagnato un calcio di punizione su questa percussione centrale, punizione che verrà battuta da Italiano, e allora può salire il Chievo finalmente con tutti gli effettivi nella metà campo del Lecce. Mario Beretta sta osservando, ed è sicuramente una prima parte di partita che lo soddisfa. Ecco Marcolini all'indietro per Mantovani, porta ancora palla il difensore cresciuto nel Torino, poi Cesar lascia Italiano il compito di cercare l'impostazione, ma non ci sono grandi spazi. Lecce chiude bene ogni settore, soprattutto abbiamo detto con gli attaccanti riesce a dare un aiuto notevole al resto della squadra nella fase difensiva. Giacomazzi e Cagia, li vedete, vanno subito a dar fastidio e allora si deve ripartire ancora Italiano. È vero questo, però c'è pochissimo movimento, guarda, tutti e tre gli avanti del Lecce sono statici, del Lecce, del Chievo sono statici, e questo non facilita sicuramente il compito di chi ha la palla tra i piedi, vedi, sistematicamente pressati, pochissimo movimento da parte degli avanti, ed è strano per il Chievo, c'è una distanza notevole tra appunto gli avanti e i centrocampisti, un 20-25 metri che sta facilitando tutti gli interventi difensivi del Lecce. Ora Italiano cerca di cambiare con questo pallone lunghissimo, troppo lungo, però finisce direttamente in fallo laterale. Si riparte con Fabiano che ha ricevuto da Antunes, poi calcia via il pallone, anticipo secco di Cesar ancora, poi subisce il fallo da parte di Caserta, la punizione sempre per il Chievo. Eccolo qua l'intervento di Caserta, pronto per ripartire l'11 di Iachini, che ha vinto la partita con la Regina sfruttando i gol di due centrocampisti, cioè Marcolini sul calcio di rigore e Italiano nel finale, la complicità anche di Campagnolo a dir la verità.
e dunque cerca il primo gol con il reparto avanzato. Lo scorso anno in B Chievo segnò tantissimo sfruttando le caratteristiche proprio del tridente offensivo. Junco ancora una volta viene fermato da Giacomazzi, che poi però viene pescato in un intervento falloso dall'arbitro Mazzoleni. Calcio di punizione allora per il Chievo, e stavolta proverà forse a sfruttare con un cross all'interno dell'area di rigore. Però abbiamo visto quanto sono importanti gli inserimenti degli esterni bassi in questo caso. Attenzione, vedi? Va via in velocità Mantovani, può mettere dentro il pallone. Il Luciano gira con il sinistro e non trova la porta. Il primo spunto offensivo del Chievo nato da una dormita del Lecce, che da quella parte sulla destra si è dimenticato l'inserimento di Mantovani. Assolutamente sì, però guardandola dalla parte opposta, finalmente un inserimento da parte di un esterno, una sovrapposizione perfetta, ha consentito al Chievo di arrivare dentro l'area di rigore e di sviluppare un'azione pericolosissima. Tra l'altro molto bravo Luciano nell'anticipo, bravo, dell'avversario, non ha trovato la porta, ma la giocata era sicuramente apprezzabile. L'anticipo invece lo trova Fabiano sul Pellissier, allora dalla parte opposta è costretto a calciare via il pallone Malagò, poi Pinzi subito di prima per Pellissier, ma Fabiano chiude lo spazio. Subito Marcolini gira però verso Junco, che appoggia all'indietro. Adesso il Chievo è salito sicuramente di qualche metro, almeno sul terreno di gioco italiano. Eccolo Pellissier, subito la giocata verso Marcolini, palla che gira bene, c'è Junco da quella parte, può attaccare Polenghi, si allarga e scarica invece su Italiano. Ancora Italiano che gioca il pallone, zona tiro, cerca il destro che finisce fuori. Ha fatto bene, anche se il tiro è uscito in modo inguardabile, perché Italiano è dotatissimo sotto l'aspetto balistico. Proprio la settimana scorsa, anche se in compartecipazione con Campagnolo, ha regalato 3 punti pesantissimi al Chievo, e soprattutto perché il terreno di gioco può mettere in difficoltà i portieri, perché è un terreno scivoloso. Le squadre secondo me dovrebbero cercare qualche tiro da fuori dell'area. Il Chievo ha giocatori pericolosissimi, vedi Italiano, vedi Marcolini, molto bravi anche da fuori dell'area, idem il Lecce. Dovrebbero secondo me utilizzare anche quest'arma per cercare di scardinare la difesa avversaria. Si è un po' abbassato il ritmo della partita, ora è il Lecce a ripartire da Polenghi, la palla per Stendardo. Aspetta il movimento di Caccia, che è puntuale, poi cerca invece Caserta, ma fa buona guardia Mandelli, che allontana di testa il fallo laterale. Voleva anche il fallo Mandelli, l'arbitro Mazzoleni lo ha chiesto, ma per l'arbitro tutto regolare. Allora si gioca, seppure con un pallone in più in campo, che adesso viene allontanato con di nuovo la rimessa in gioco. Giacomazzi è ricevuto da Polenghi, può girarsi, eccolo l'inserimento dell'esterno difensivo, il cross in mezzo, Squizzi non si fida della presa e va con i pugni. Polenghi di nuovo all'indietro, dove arriva Zanchetta, la palla morbida a centro aria, Caccia si è alzata la bandierina, era andato a cercare la deviazione Caccia, da rivedere questa situazione. Comunque non era riuscito a deviare verso la porta con decisione Caccia, e rivediamo che probabilmente era un passo al di là della linea difensiva. Ancora una volta perfetta la difesa del Chievo, alta, ha messo ancora una volta i due attaccanti. Però da sottolineare e da apprezzare l'assist di Zanchetta, perché è un assist veramente morbido al bacio, anche se il giocatore del Chievo era fuori gioco. Però per due allenatori così bravi, preparati, minuziosi, anche in questa circostanza il Chievo, come in precedenza il Lecce, aveva lasciato 2 giocatori contro uno su una rimessa laterale, e non è assolutamente da allenatori così preparati e competenti come sono Beretta e Iachini. Calcio di punizione affidato a Italiano, corto per Malagò, Luciano rimane un po' defilato, allora Malagò cerca Pinzi che si inserisce, ma il pallone arriva facile fra le braccia di Benussi, che può andare di nuovo alla rimessa. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora, 0-0, sicuramente mancano le occasioni da gol fin qui in questa partita molto tattica, molto studiata bene a tavolino dai due allenatori. Adesso sono i giocatori che dovranno interpretarla nel modo migliore per cercare di schiodare il risultato di parità. Palla controllata da Junco, che poi finisce a terra dopo aver subito il fallo di Giacomazzi. Calcio di punizione allora di nuovo per il Chievo, che cerca di sfruttare questa situazione. Di nuovo da palla inattiva, Italiano fa partire l'azione rapidamente, c'è un malinteso, palla che finisce fuori, ma c'è stato anche il fallo sullo slancio da parte di Giacomazzi, che rischia anche ammonizione perché è il terzo fallo consecutivo. E qui il Lecce si è un po' complicato la vita da solo, perché la palla praticamente del Chievo era persa. Allora può
stavolta a buttarla dentro Italiano. In ogni caso però Iachini ha portato dei mutamenti, la squadra si è accorciata, è molto corta e Lecce ha più difficoltà a trovare e a sviluppare delle azioni. È pronto allora Italiano a cercare la soluzione a centro area, dove Mazzoleni va a indicare un po' a tutti i giocatori di non sbracciarsi troppo, di non contrastarsi in maniera plateale. Pronto Italiano alla battuta, eccolo il fischio, palla dentro, sfiorata di testa, l'ultimo tocco è da parte di Mandelli, allora ci sarà la rimessa dal fondo, ci ha provato Davide Mandelli che comunque ci ha abituato da difensore centrale a diversi gol a stagione, ne ha fatti 6 nella sua carriera in Serie A, dove oggi raccoglie la presenza numero 105. Si riparte ancora da Stendardo e da Fabiano, vanno insieme a cercare l'azione. Caserta è venuto incontro, Fabiano per Antunes, Luciano prova a infastidirlo, ora Fabiano gioca il pallone lungo ma non c'è nessuno che si inserisce, facile la parata di Squizzi. Mandelli per Italiano, perfetta veramente ancora una volta la lettura difensiva della squadra di Iachini, difesa altissima, sta costringendo il Lecce ai lanci lunghi. Lecce che ci riprova con Caccia da quella parte, c'è un po' di spazio adesso, Caccia può anche puntare Cesar, gli va incontro, il brasiliano però sceglie il tempo giusto per l'intervento difensivo e allontana il pallone, non troppo a dire la verità, la rimessa effettuata Zanchetta, ecco Stendardo. Chi sinceramente Giovanni sta trovando difficoltà e non è ancora presente nella partita è Caserta, che è imbottigliato tra i quattro di difesa del Chievo e i tre centrocampisti Italiano, Marcolini soprattutto e Pinzi, e non è ancora riuscito a dettare i tempi, a farsi vedere, a mettersi in mostra e soprattutto a rendersi pericoloso. Ecco Cesar ancora che è ricevuto da Mantovani, palla per Mandelli, c'è poco movimento davanti, sono veramente inchiodati nelle loro posizioni sia Pelli sia in mezzo, sia Luciano che Junco sulle due fasce, molto larghi sì, ma non si propongono mai per il passaggio del compagno di squadra. Allora Lecce che riparte più in velocità, anche in questo caso però Polenghi calibra male il pallone che arriva dalla parte di Squizzi, adesso da 10 minuti sicuramente non è una bella partita quella a cui stiamo assistendo. No, ma soprattutto il Chievo di difficile comprensione quando lanciano questi palloni alti per Pellissier, è solo in mezzo a due Marcantoni, i difensori del Lecce che hanno sempre la meglio. Pellissier veramente Pellissier è un grandissimo attaccante, può regalare il gol e una giocata in qualsiasi momento della partita, ma fino a questo momento non sicuramente per colpa sua è stato il principale assente della partita. Riparte Pinzi, prova lui a portare il pallone verso l'area di rigore avversario, Junco, ecco Marcolini che cercava il tacco per il compagno, non l'ha trovato però, allora palla facile nella zona di Benussi, 32 minuti, sempre 0-0 fra Lecce e Chievo in questa prima partita interna per la squadra pugliese. Rilancio da parte di Benussi, poi però sul pallone c'è Junco, lo scarico lungo di Mantovani, c'è il colpo di testa di Stendardo, ancora Mantovani che mette giù rischiando però poi infatti perde il pallone. Caserta, può puntarlo Caserta, sceglie la soluzione verso Caccia, anche in questo caso va al tiro Caccia immediato, ma c'è una posizione irregolare dell'attaccante ex Piacenza. Caserta non è rapido nel dar via la palla, non ha secondo me proprio i colpi del trequartista, lui è un fior fior di centrocampista, però come trequartista personalmente non mi entusiasma tantissimo. Anche in questa circostanza un tocco in più per l'attaccante con la linea del Chievo, la linea difensiva del Chievo che sale automaticamente, diventa difficile trovare la posizione per non andare in fuorigioco, e fino a questo momento credo che questo sia il quarto o quinto fuorigioco fischiato tra Caccia e Tiribocchi. Deve dar via la palla molto prima Caserta. Con un pallone impossibile da governare per Junco da parte di Marcolini, e allora nuova rimessa laterale per il Lecce, eccolo Caserta, è pressato da Marcolini, riesce ad andare via
poi arriva Junco a raddoppiare, Caserta fa tutto da solo e guadagna un calcio di punizione, posizione interessante, cartellino giallo per Junco, fallo ripetuto, insistito per Mazzoleni, ci sono gli estremi per il primo cartellino giallo di questa partita, quello qui, il contrasto, la spinta e alla fine ammonizione per Junco dopo 34 minuti, abbiamo detto, Antimo Junco, che è arrivato l'anno scorso dal Verona, dove era da gennaio 2004, Verona che lo prese proprio dal Brindisi. Calcio di punizione e tutti a saltare, anche Stendardo e Fabiano, i due difensori centrali, marcature strette adesso, palla lunghissima, Fabiano di testa, c'è un rimpallo, protesta per un intervento secondo il giocatore leccese con un braccio, però non è stato sanzionato da Mazzoleni. Sfuma anche l'azione, vediamo, palla finisce prima sulla schiena di Giacomazzi e poi sul braccio di Malagò, però mi sembra che non ci fossero estremi per l'intervento arbitrale. Ora Giacomazzi di testa, ma Pinzi recupera, Marcolini, buono lo scambio di due di testa, poi l'apertura verso Luciano che ha spazio, ma subito sono in due a chiudere, Luciano, allora di nuovo Marcolini, Marcolini all'indietro, Malagò, Italiano, si propone Malagò, ancora la possibilità per Luciano di mettere il cross in mezzo, Pellissier va in anticipo stavolta su Stendardo di testa, colpisce però il pallone non trovando la porta, palla che finisce fuori, Pellissier si è legato a vita pochi giorni fa con un contratto fino al 2012 con il Chievo, si è mosso benissimo in anticipo, non è riuscito ad impattare il pallone con la fronte piena, però il movimento di Pellissier è stato ottimo, ha battuto sullo scatto un ottimo Stendardo. Calcia via Benussi il pallone nella metà campo del Chievo, dove ci sono quasi tutti i giocatori clivensi, ora c'è un intervento per una sbracciata dello stesso Cacia ai danni di Marcolini, l'arbitro l'ha visto, dal calcio di punizione per il Chievo. Siamo entrati negli ultimi 9 minuti di partita, primo tempo come detto fin qui sicuramente non esaltante, una partita molto tattica che ha bisogno di un episodio, di qualcosa che la sblocchi, di una giocata, di una invenzione per cambiare di ritmo. Si aveva iniziato benissimo il Lecce creando probabilmente i due pericoli maggiori dell'intero primo tempo, poi si è assestato, ha rimodellato un po' l'assetto, ha accorciato maggiormente la squadra Iachini, il Lecce da quel momento ha avuto molta più difficoltà a creare pericoli e la partita in effetti è scesa di ritmo, non ha creato e non ci sta regalando nulla di entusiasmante. Ora Benussi, il suo rinvio nella zona di Ariatti, colpisce di testa Malagò proprio davanti alla panchina del Lecce, la rimessa in gioco per la squadra di Beretta che si lamenta perché non trova il pallone. Antunes per Caserta, cambia tutto, ma la vedete in una zona dove non c'è nessuno, si è un po' sfidacciata la squadra di Beretta, ha perso un po' di ritmo e Beretta prima voleva il pallone subito perché sa benissimo che se solo col ritmo puoi superare l'attentissima difesa del Chievo. Eccolo Caserta, ancora stavolta c'è la possibilità dell'inserimento di Giacomazzi, viene segnalato il fuorigioco, qui c'è qualche dubbio in più, magari rivedendolo potremmo capire se la decisione presa da Angrisani è quella giusta, probabilmente sì, anche in questo caso ha visto bene, è certo che per il guardialine che va a sbandierare una partita del Chievo è una partita molto intensa perché non c'è un attimo in cui ci si può distrarre. Sì, ma poi lo fanno in tutte le zone della propria metà campo difensiva, sintomo di grande sicurezza, di grande autorità e fino a questo momento poco da dire, fatto in maniera impeccabile. Stacca bene ancora Stendardo su Pellissier, poi completa il disimpegno Tiribocchi per Caserta che va giù ma non c'è fallo, Pinzi allarga verso Luciano, c'è Antunes anche in questo caso, Luciano ha la giocata buona, poi però arriva in aiuto Ariatti, sempre molto lucido tatticamente, un vero e proprio jolly in ogni zona del campo. Intanto Caserta ha protestato un po', allora Mazzoleni gli va a dire di evitare troppe discussioni, si può ripartire con Fabiano, il possesso palla ci mostra che c'è una leggera prevalenza da parte del Chievo, ma siamo veramente ai limiti dell'equilibrio assoluto fra le due squadre. Ora la giocata di Ariatti all'indietro per Zanchetta,
Fabiano calcia questo pallone in una zona in cui c'è Mantovani. Eccolo qua il, la statistica che conferma il minutaggio del possesso palla. Fabiano non rischia e appoggia su Benussi, che poi calcia in malo modo, a dire la verità, il pallone. Ci prova Luciano, Antunes allontana, poi c'è Pinzi che va a strappare il pallone dai piedi di Caserta, lascia Marcolini, eccolo Luciano, ma c'è anche Antunes. Luciano prova l'anticipo ma con un braccio, e allora calcio di punizione per il Lecce. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti, sempre 0-0 al Via del Mare, quando Zanchetta prova a cercare verso il fondo Tiribocchi, chiusura difensiva del Chievo, poi fallo di Giacomazzi su Pinzi e punizione la squadra di Iachini. Eccola qua la pressione di Giacomazzi. Torniamo a bordo campo, Stefano Impallomeno. Sì, perché la cosa che dà più fastidio a Beretta è soprattutto questo atteggiamento del Chievo. Ha capito che insomma le linee difensive, come diceva Iori, sono molto attaccate, soprattutto sono molto vicine tra difesa e centrocampo, molto distante è vero Pelissier e Junco e Riberto rispetto al centrocampo, però insomma non fa giocare Caserta, che è imbottigliato, gli ha detto spesso e volentieri trovati una zona, cerca di uscire, ma praticamente vede che il suo centrocampo si è annullato nel corso dei minuti, con Ariatti in difficoltà, Giacomazzi anche fuori dal gioco. Allora l'unico modo è quello che si diceva all'inizio, vale a dire Fabiano, Stendardo, Polenghi o Antunes a turno. Chi è in possesso di palla deve azzeccare questo cambio di gioco, che è clamorosamente mancato, anche perché tecnicamente sono stati fatti 5-6 lanci questi cambi di gioco che non hanno prodotto niente. Ma questo è proprio il problema, che non ha grandissima qualità in fase di palleggio la difesa del Lecce. Quello che hai detto è la lettura perfetta di questo primo tempo. Tra l'altro mi permetto di aggiungere che mi sembra anche pervasa un po' dalla sfiducia il Lecce. Dopo un inizio positivo e autoritario si è spento, non trovano più spazi. L'ho già detto durante il primo. Attenzione! Questo passaggio all'indietro che costringe Benussi al rinvio, poi Caccia prolunga la traiettoria, ma c'è un fuorigioco. Probabilmente il fatto di attaccare, di trovare comunque questo muro fin qui invalicabile, ha un po' scoraggiato la squadra di Beretta, che ora però deve guardarsi, perché Pinzi ha trovato uno spiraglio interessante, mette dentro per il tentativo di Junco, che però spinge alle spalle, si appoggia su Polenghi. Fallo, calcio di punizione, i due provano a spiegarsi e si ripartirà con la punizione per il Lecce nella propria area di rigore, con Benussi che può andare a cercare la soluzione in avanti verso i suoi compagni di squadra. Tutto raccolto il Chievo, ecco, si vede proprio sul momento del rilancio di Benussi che nella metà campo sono tutti in pochissimi metri i giocatori di Iachini. Allontana Mandelli, poi Luciano mette giù e appoggia verso Mantovani, che lascia Italiano. Si guarda intorno e poi preferisce servire il pallone a Marcolini. Eccolo Mantovani che va dentro, palla per Junco che cerca un controllo, non riesce e poi commette fallo. Junco sicuramente uno dei meno brillanti. D'accordo con te, sicuramente uno dei meno brillanti. Anche se però quando il Chievo viene supportato dalle folate degli esterni riesce ad arrivare vicino all'area di rigore, se no al di là di un paio di occasioni, quella di ieri di Luciano che è riuscito a calciare alti, il Chievo dentro l'area di rigore non c'è mai arrivata. Grandissima attenzione difensiva e di centrocampo, però molto poco incisiva in fase offensiva. Ora Pellissier ci prova, ma la chiusura di Ariatti è puntuale. Allora Zanchetta prova a velocizzare l'azione, ma è costretto dalla disposizione perfetta del Chievo a tornare indietro. Ora il lancio verso Tiribocchi, anche in questo caso però Squizzi riceve il pallone fra le braccia, recupera ed è pronto a ripartire. Due minuti prima della pausa, non crediamo che ci sarà un recupero particolarmente consistente. Dunque ci abbiamo al riposo sullo 0-0. Marcolini verso Luciano, Antunes non sbaglia però l'intervento, allora Pinzi e Ariatti a contatto, fallo di Ariatti. Mazzolini tra l'altro ha fischiato moltissimo, questo ha spezzato un po' il ritmo della partita. Qui comunque il fallo c'è, Ariatti si appoggia sulla spalla di Pinzi. Eccolo Iachini, per lui prima stagione in Serie A, ha iniziato con il piede giusto. Dopo l'esperienza a Piacenza
le stagioni, il passaggio al Chievo con una promozione che non era facile, perché dopo la retrocessione c'era comunque il rischio dello scoramento per una realtà che sappiamo non avere particolare entusiasmo dal punto di vista del pubblico per i numeri che ha, invece ha ricompattato l'ambiente, ha ridato stimoli anche a tanti giocatori. Italiano dalla distanza, la palla sfila pericolosamente, c'è una deviazione e ci sarà il calcio d'angolo, dunque può chiudere il Chievo in attacco cercando una soluzione. Come detto, visto l'andamento della partita, sono queste le situazioni che possono sbloccarla. Assolutamente sì, l'ho detto, tra l'altro l'italiano ha proprio nel tiro la sua caratteristica migliore, il tiro da fuori dell'area. Primo tiro dalla bandierina, non ci sarà recupero, dunque ultimi secondi di gioco, batte Pinzi, esce Benussi e allontana poi Antunes con il sinistro a spazzare via, a cercare una soluzione che però non c'è. Beretta la palla in mano, crediamo possa restituirla al direttore di gara, perché tempo trascorre e arriva il fischio di Mazzoleni. 0-0, primo tempo non esaltante fra Lecce e Chievo, Super Spot. Quando al fine d'un giorno noioso la gaietta risorge nel cuore, questa è l'ora. L'ultimo che arriva paga da bere. Questa è l'ora. Campari Soda. Il pubblico di Lecce saluta la squadra con l'urlo vincere vincere, si aspetta una ripresa di maggiore spessore, anche se la squadra di Beretta ha iniziato bene la partita, ha messo in difficoltà all'inizio il Chievo, poi ha subito un po' il ritorno del Chievo, nel senso che il Chievo si è sistemato meglio sul terreno di gioco, è salito un po', si è fatto allentato la pressione, a quel punto la partita è scivolata via senza sussulti e, come detto, probabilmente dovrà sbloccarla solo un episodio. Possiamo vedere insieme i numeri, eccoli qua, c'è equilibrio assoluto per quello che riguarda il possesso palla, lo vedete proprio nelle cifre, sono scarse le conclusioni, il Chievo ci ha provato ma la porta non l'ha mai presa, e ci sono tante interruzioni, ben 22 falli, forse un po' troppo, Mazzoleni ha fischiato tantissimo. Questo il quadro del primo tempo, sostanzialmente punteggio che possiamo considerare assolutamente rispondente a quello che abbiamo visto. Assolutamente sì, nelle occasioni, nel conteggio delle occasioni probabilmente qualcosina in più il Lecce, ma solo esclusivamente nei primi minuti, poi per il resto grandissimo equilibrio, grandissimo tatticismo, però zero emozioni oggettivamente, e lo spettacolo ha latitato parecchio. Abbiamo visto forse l'azione più ghiotta proprio all'inizio, primo minuto, il tentativo di Cacia in anticipo su tutti e la parata di Squizzi con l'aiuto di Luciano, sembrava il preludio alla partita con più occasioni da gol, poi ancora una chance per Cacia lasciato solo colpevolmente dalla difesa del Chievo. Questo è un gol annullato di Bocchi, ma la posizione dell'attaccante era irregolare in partenza, anche se forse bisogna rivederla bene questa azione. Adesso abbiamo avuto la possibilità e resta qualche perplessità su questa segnalazione di Angrizzani, che per il resto è stato bravissimo perché ne ha sbagliato uno. La risposta del Chievo qui con Luciano, che ha avuto la sua palla gol più ghiotta per la squadra ospite, poi ancora il brasiliano ha messo dentro questo pallone per Pellissier, ma il colpo di testa ha creato problemi a Benussi. Questo è quanto, dunque non, come detto, un quadro esaltante dal punto di vista proprio pratico delle occasioni da gol. Ci aspettiamo qualcosa in più. D'altra parte, Maurizio, adesso si può rischiare, siamo proprio all'inizio della stagione, quindi vincere avrebbe un peso specifico notevole per il campionato delle due squadre. Guarda, il Lecce deve fare sicuramente qualcosa in più se vuole vincere questa partita, il Chievo altrettanto, però nel fare qualcosa in più la squadra di Iachini metterebbe a rischio la propria incolumità difensiva, perché il Chievo è stato perfetto nella lettura difensiva, ma questo non ha dato aiuto all'attacco. I due esterni, che solitamente bassi, solitamente spingono tantissimo, l'hanno fatto credo uno da una parte e uno dall'altra nell'intero primo tempo, però oltre alle due occasioni nei primi 5 minuti il Lecce non si è mai reso pericoloso dopo. E dunque 0-0, abbiamo detto, eccolo qua il fuorigioco da rivedere, il momento che parte il pallone, forse possiamo rivederlo ancora una volta se è possibile per verificare meglio ancora il momento del lancio per capire se Tiribocchi era al di là.
probabilmente era al di là. Eccolo qua, il momento in cui il lancio è partito. È veramente un di pochissimo passo. Però c'era, sì, c'era. Però dunque segnalazione giusta da parte di Angrisani, che ripetiamo è stato bravissimo in questo primo tempo. Adesso vedremo nella ripresa se sarà altrettanto bravo il signor Toscano, che da questa parte avrà la linea difensiva del Chievo sotto gli occhi, continuamente sollecitata per quanto riguarda il fuorigioco. Vi ricordo che ci sono sulle due panchine nel Chievo il secondo portiere Sorrentino, poi ci sono Scardina, Danna, Rigoni, il francese Fre, Bogdani ed Esposito, che sono le due alternative offensive insieme a Danna, che è un esterno comunque d'attacco. Nel Lecce il secondo portiere Rosati, poi Diamutene, Angelo, Munari e poi Budiansky, Leonardo e Castillo. Leonardo, brasiliano, di cui si parla molto bene, vedremo se gli concederà un po' di spazio Mario Beretta. Si parla di lui bene anche come trequartista, è stato provato in questa posizione alle spalle delle punte, potrebbe essere questa una delle soluzioni per dare un po' più di brio all'azione offensiva, qualche inventiva in più che è mancata nel corso del primo tempo alla squadra di Beretta, che sta amalgamando i nuovi, gli ultimi arrivati, che naturalmente nelle prossime settimane sarà senza dubbio più collaudata. Tra l'altro, una curiosità del calendario, se vogliamo, il Lecce avrà un altro impegno interno nella prossima giornata contro il Siena, che è l'altra squadra che Beretta ha avuto da allenatore in Serie A, così era stato con il Chievo. Insomma, due confronti subito con le sue ex squadre per iniziare la stagione per Beretta, e due scontri diretti in casa alla seconda e alla terza giornata sono da sfruttare al massimo, sarebbero da sfruttare al massimo per dare subito una sterzata alla classifica. Assolutamente sì, per questo ho detto, se vuole vincere questa partita deve rischiare qualcosa di più. Non dimentichiamoci che per il Lecce il campionato non è iniziato nel migliore dei modi, per cui deve cercare di dare. Abbiamo visto anche i tifosi, si sono spenti dopo un inizio di grande partecipazione, proprio perché la squadra dopo i primi 6-7 minuti non è riuscita a regalare. Il Lecce dovrebbe, secondo me Giovanni, aumentare il ritmo e giocare con più rapidità e più velocità, allora probabilmente riuscirebbe a sorprendere la difesa del Chievo. E noi ci fermiamo, torniamo con la linea regia, ci rivediamo per il secondo tempo. Squadra già in campo qui al Via del Mare, allora ci dobbiamo fermare subito per il super spot. I ghiacci continuavano a sciogliersi. Erection Vigorsol, nel formato da 100 confetti. Arriva la nuova Mazda 6, Independent Way. Scoprila negli showroom Mazda. Riflettori accesi al Via del Mare, chissà che servono a illuminare un po' questa partita che nel primo tempo è scivolata via, abbastanza noiosa, soprattutto nella seconda metà. Si riparte con le stesse formazioni, palla giocata dal Chievo che davanti a Squizzi ha la difesa che vede Malagò, Mandelli, Cesare e Mantovani, a centrocampo Italiano, Pizzi e Marcolini, Luciano, Pellissier e Junco, tridente offensivo. Palla subito verso Luciano che controlla con il petto ma si aiuta con il braccio, calcio di punizione, Lecce risponde davanti a Benussi con Polenghi, Stendardo, Fabiano e Antunes, centrocampo Zanchetta, Giacomazzi, Ariatti e Caserta, Cacia, Tiribocchi, il tandem che prova adesso subito l'azione in coppia, Cacia, area di rigore, subito il tiro, palla che finisce vicina alla traversa. L'inizio è incoraggiante come era stato quello del primo tempo per il Lecce. Sì, sicuramente c'è stato uno scossone da parte di Beretta. Il Lecce è sceso in campo come all'inizio in maniera molto più spregiudicata, autoritaria, e Cacia qua non ha stoppato benissimo, però dopo ha calciato bene, ha portato leggermente il corpo all'indietro, la palla si è alzata, però può essere un segno positivo per questo inizio del secondo tempo. Ariatti controlla il pallone, poi all'indietro verso Fabiano, Antunes si propone, riceve subito,
c'è il movimento da parte di Cacia nell'area di rigore, sono tre avversari, la sponda all'indietro, c'è Caserta, controlla, lascia Giacomazzi, il cross di Giacomazzi sul secondo palo, arriva Ariatti di testa, palla dentro, la possibilità del gol del Lecce con Caserta che si fa trovare puntuale all'appuntamento, 90 secondi del secondo tempo, Lecce in vantaggio, gol di Caserta. È bello, l'avevamo detto, azione corale da destra a sinistra, supporto dell'esterno del Lecce, Ariatti che è stato bravissimo a scodellare una palla in mezzo dove Caserta da bomber puro si è fatto trovare pronto e l'ha messa dentro in maniera impeccabile. Buona, bellissimo questo gol proprio sotto l'aspetto collettivo. Caserta è stato il perfetto esecutore di una bellissima azione corale del Lecce. La stiamo rivedendo nella fase finale, la palla è soltanto da spingere in rete, Caserta lo fa, il primo gol del Lecce in questa stagione, l'ammonizione inevitabile ma in questo caso sicuramente non un problema per Caserta che si è tolto la maglietta per festeggiare. E dunque Lecce in vantaggio, l'avevamo detto, un episodio serviva a sbloccare la partita, l'ha trovato il Lecce in apertura di ripresa e allora dopo aver visto più volte la rete, tutta la gioia di Caserta, andiamo a seguire il tentativo adesso di reazione del Chievo che per la prima volta si è fatto trovare impreparato su questo cambio di fronte. Io credo, Giovanni, che la reazione al gol di Caserta e di conseguenza l'ammonizione tranquillamente evitabile sia figlia proprio di un, secondo me, Beretta deve aver proprio ripreso il centrocampista leccese dentro gli spogliatoi, perché Caserta è un fior fior di centrocampista, ma nel primo tempo era rimasto totalmente avulso dal gioco, non riusciva a trovare la posizione e lui credo che l'aveva sentito e Beretta deve averlo ripreso e immediatamente ha zittito il proprio allenatore. Andiamo a bordo campo, Stefano Palomeni. Sì, forse sarà stato anche per chi ha fatto scaldare Munari e Budiansky, diceva un po' delle difficoltà di Caserta di trovare quegli spazi che poi insomma ha trovato con questo bellissimo inserimento e dunque per l'1-0 del Lecce. Vi diciamo subito, invece sta per entrare Mauro Esposito, quindi al suo debutto con la maglia del Chievo, con ogni probabilità rilascerà il posto Junco, che non ha convinto assolutamente Iachini. Se il cambio dovesse essere questo mi troverebbe totalmente d'accordo, perché Junco non è riuscito mai ad impensierire la difesa del... Ci prova adesso sull'invito di Pellissier, Junco, palla sul destro, cross deviato da Giacomazzi, palla che finisce in calcio d'angolo, allora Chievo che ci riproverà dalla bandierina. Eccolo qua Mauro Esposito, è arrivato l'ultimo giorno proprio di mercato dalla Roma, lui si cerca un rilancio significativo, c'era riuscito nel Cagliari a arrivare ai massimi livelli, ad entrare addirittura anche nel giro della nazionale, poi infortuni a catena, grandi problemi fisici, alla fine adesso dopo una stagione praticamente ai margini nella Roma trova più spazio in questo Chievo del suo esordio. Al posto di Junco subito corre ai ripari Iachini dopo 5 minuti del secondo tempo, e calcio d'angolo per la squadra veneta. Adesso arriva il fischio di Mazzoleni per dare il via di nuovo all'azione, c'è la possibilità di mettere il pallone dentro, lo fa Pinzi, il primo palo Luciano e poi va a sfiorare il gol del pareggio proprio Esposito, appena entrato si è trovato il pallone sulla testa per cercare la deviazione decisiva, guardate. Calciato benissimo Giovanni, proprio cercato sul primo palo, si è staccato perfettamente Luciano, non è stato reattivo, evidentemente ancora leggermente freddo Esposito, perché questa era una palla veramente invitante, anzi una palla proprio da spingere dentro, non è stato reattivo Esposito in questa circostanza. Grande palla gol, non se l'aspettava evidentemente Esposito, e allora il Lecce può ripartire. L'incitamento costante della curva, tra l'altro Giovanni ha cambiato gli esterni, Esposito che è un destro naturale sulla destra, Luciano è stato spostato a sinistra, l'atteggiamento tattico del Chievo che è stato fino a questo momento impeccabile ora deve mutare, deve aumentare il ritmo, deve cercare di essere più cattivo vicino all'area di rigore del Lecce, perché al di là di qualche sporadica occasione che però non ha mai impensierito Benussi, il Chievo non ha fatto niente di eclatante in fase offensiva. Mandelli appoggia a Cesare, adesso dovrà cercare qualcosa di più nella fase offensiva all'11 di Iachini, cerca Cesare il movimento di Pellissier con il petto,
sponda su Italiano, poi allarga il gioco verso Pinzi, eccolo Esposito, subito prestato da Antunes. I due hanno giocato insieme fino a pochi giorni fa nella Roma. Prova Marcolini la conclusione dalla distanza, palla che si perde però alta. E ci stava il tiro di Marcolini, anche lui dotato, è uno dei suoi fondamentali migliori, il tiro da fuori dell'area, ha colpito leggermente di collo esterno con il colpo all'indietro, però si è notato subito come Pellissier è riuscito a muoversi e a trovare un appoggio, perché Italiano gli si è avvicinato di quei 15-20 metri accorciando la squadra in fase offensiva, e Pellissier in questa seconda parte della partita, purtroppo per il Chievo perché si trova in svantaggio, può ritornare dentro la stessa. Fino adesso è stato anche lui totalmente avulso dal gioco. Ecco Luciano, scarica su Marcolini, destro nel suo piede, cerca la palla morbida verso Pellissier, chiude bene Stendardo, poi Lecce che adesso deve cercare di uscire da questa pressione degli avversari, invece il Chievo tiene ancora la palla, Marcolini, anzi Italiano, va giù, c'è il fallo, dice l'arbitro, di Zanchetta, e allora c'è il calcio di punizione che permette al Chievo di restare nella metà campo avversaria. Immotivate le proteste di Zanchetta, per Italiano con una finta l'aveva saltato nettamente, Zanchetta è stato costretto al fallo. Barriera piazzata da Benussi nonostante la distanza, addirittura tre uomini in barriera che sono al di là della lunetta dell'area di rigore, non si fida delle conclusioni evidentemente di Italiano. C'è anche Mantovani, c'è anche Marcolini, tiratori significativi e terreno comunque insidioso. Parte Italiano, invece uno schema per Luciano, con il petto il controllo e calcia alto il pallone grazie anche a un intervento difensivo fondamentale da parte di Ariatti, perché l'arbitro segna il calcio d'angolo. Bellissima questa giocata rapida del Chievo, splendida, veramente studiato bene, non l'ha stoppato proprio col petto, leggermente con la spalla ha trovato la parte più dura del corpo, la palla gli si è allungata quel tanto che non ha consentito a Luciano di poterla indirizzare nello specchio della porta. Ma complimenti alla palla inattiva studiata dal Chievo. Calcio d'angolo battuto da Pinzi, traiettoria sul primo palo con i pugni, allontana Benussi, l'arbitro però ha visto una spinta, e allora calcio di punizione per il Lecce che deve uscire dalla pressione del Chievo che dopo il gol comunque si è riversato nella metà campo. Hai detto benissimo, il Chievo immediatamente con orgoglio si è riversato nel metà campo, ma il Lecce non deve fare l'errore di chiudersi, perché sennò rischierebbe di compromettere la partita, perché il Chievo nel gioco aereo, soprattutto sulle palle inattive, è molto molto pericoloso quando vengono avanti i difensori. Infatti Beretta non sembra molto soddisfatto di questi minuti, fra poco magari andremo a Stefano Impalomeni a farcelo confermare. Ora seguiamo il tentativo ancora del Chievo, l'intervento di Fabiano, ma Cesar anticipa Cacia, però bravissimo Giacomazzi, taglio per Ariatti, Ariatti d'area di rigore, mette in mezzo il pallone un po' lungo e sul secondo palo non arriva in tempo per la decisiva battuta Cacia, occasione per il raddoppio da parte del Lecce, e qui l'occasione è ghiottissima. Direi colossale, Giovanni, occasione colossale. Qui sembra che abbia sbagliato Cacia, ma l'errore di partenza è stato di Ariatti, che non ha calibrato un morbido e facile cross né per Tiribocchi, che era posizionato ancora meglio di Cacia, e né per lo stesso Cacia, che si è dovuto lanciare perdendo logicamente la coordinazione. Una colossale occasione per il Lecce, per il raddoppio del Lecce. Tutta un'altra partita in questo secondo tempo, ma d'altra parte era facile immaginare che una volta sbloccata sarebbe diventata una partita molto più bella. Adesso il Lecce ha lo spazio per far male ancora con Caserta, cerca un bel pallone verso Cacia, intelligente il passaggio, anche il movimento di Cacia che non arriva però in tempo. Allora già il Chievo è dalla parte opposta con Marcolini che lascia Italiano, il pallone verso Esposito, tocca per Malagò, ecco Pinzi, poi gioca Marcolini verso Pellissier, subito di prima per Esposito, qui si nota che ancora bisogna affinare l'intesa, passaggio di Pellissier, Esposito si era già mosso verso l'area di rigore. Però Giovanni, i compagni sanno che Esposito è un giocatore di livello superiore, deve solo ritrovare se stesso, perché appena entrato gli hanno già appoggiato 3-4 azioni. Ecco la palla buona adesso sulla fascia per Pinzi che calcia lungo in mezzo, forse un po' troppo lungo, comunque guadagna il calcio d'angolo sulla chiusura di Polenghi, alle sue spalle c'era Luciano in agguato, ancora un
calcio d'angolo per il Chievo, che almeno da questo punto di vista sta guadagnando comunque nei numeri. Pinzi di nuovo incaricato della battuta. Si sono alzati gli esterni bassi anche in questa circostanza, bellissima l'azione. A te Giovanni. Ecco Pinzi che ha ricevuto da Marcolini, il cross in mezzo, colpisce di testa Tiribocchi, poi Italiano allarga, c'è un rimpallo che favorisce l'azione di Pinzi che va giù e guadagna il calcio di punizione. Si fa insistente adesso la spinta del Chievo, mentre arriva il dato ufficiale per quello che riguarda gli abbonamenti e i paganti. Ci sono quasi 8.000 persone oggi al Via del Mare, considerando la pioggia, e si può considerare un buon pubblico. E si sente adesso il grido dei tifosi leccesi per spingere proprio la squadra di Beretta in questa fase di difficoltà in cui comunque il Chievo la costringe sulla difensiva. Allora ci sarà la possibilità per Italiano di cercare una traiettoria, barriera fortissima, Italiano con il destro che si infrange sulla barriera, poi Giacomazzi, ma tutto il Chievo è nella metà campo del Lecce, fallo di Giacomazzi con un braccio, calcio di punizione Italiano per Mantovani, palla dentro, la allontana di testa Stendardo, insiste però Luciano, c'è Cacia in chiusura, Marcolini con il petto cambia la traiettoria del pallone, l'arbitro dice che c'è un fallo, però allora ci sarà calcio di punizione. Ha cercato di ammorbidirla probabilmente per Esposito, comunque la palla di Luciano era molto molto bella, invitante dentro la rigore. Il Chievo si è riversato immediatamente, ha reagito da grande squadra, si è riportata, sta creando grande apprensione e inevitabilmente deve concedere spazi a Lecce, che può approfittarne con delle ripartenze come nell'occasione precedente che ha fallito il gol del 2-0. Straordinario l'apporto del pubblico leccese, che adesso sta spingendo proprio la squadra, allontanandola dalla propria area di rigore, perché qualche minuto di difficoltà l'ha vissuta la formazione di Beretta. Ora Tiribocchi cerca poi Zanchetta, il movimento di Cacia, ma c'è la chiusura puntuale di Mandelli, poi Cesar che rischia qualcosa, alla fine lo scarico su Squizzi che va a calciare lontano, dove però trova Ariatti, arriva Esposito, la palla riconquistata dal Chievo, Esposito, primo spunto per lui, poi centralmente Italiano, si propone a sinistra Luciano, va anche dentro Marcolini, Italiano, c'è spazio per allargare il gioco, lo fa su Luciano, ancora cerca questo pallone un po' rischioso che poi viene deviato da Stendardo in calcio d'angolo. Poteva tentare Luciano anche l'uno contro uno, perché c'era stata una sovrapposizione perfetta di Mantovani sulla sinistra, che aveva allargato le maglie difensive del Lecce, ha preferito un cross ed è riuscito a recuperare solo ed esclusivamente un calcio d'angolo. Tutto in difesa per il Lecce adesso all'interno dell'area di rigore, calcio d'angolo, lo batte Pinzi, Luciano fa proseguire, ancora il salvataggio di Tiribocchi addirittura, che anticipa gli avversari, e allora prova Antunes. Intanto sta per arrivare anche un altro cambio, segnala Giulio Scalvezzi dal coordinamento, entrerà Danna al posto di Luciano, che cambia un altro esterno nel tridente, e intanto si va a scaldare anche Leonardo nel Lecce. Polenghi in profondità, il pallone controllato da Mantovani, poi Marcolini, ecco Luciano che sbaglia il controllo, allora favorisce la giocata del Lecce, Stendardo calcia lungo, qui non c'è nessuno che possa intervenire, Squizzi controlla, poi appoggia a Mandelli, palla nella zona di Malagò, poi Italiano ancora ripropone per Malagò, ecco Esposito che si propone, la palla viene respinta però da Antunes, la calcia via Zanchetta per dare un po' di respiro, Mandelli all'indietro verso Squizzi. Sono passati quasi 16 minuti del secondo tempo, Lecce in vantaggio, decide il gol di Caserta proprio in apertura di secondo tempo, primo gol stagionale nelle partite ufficiali per la formazione salentina. Esposito ancora, va via bene, c'è il fallo da parte di
Fabiano, che si prende anche il cartellino giallo, ed Esposito ha avuto un buon approccio. Assolutamente d'accordo con te, si sta muovendo tantissimo, si fa dare la palla, viene cercato dai compagni, ha già creato e guadagnato delle punizioni che potrebbero rivelarsi un'arma importante per il Chievo per cercare di raggiungere il pareggio. Ecco il cambio dentro Danna, fuori Luciano, per dare un po' di ulteriore inventiva nella fase offensiva sugli esterni. E intanto anche Beretta sta per modificare l'assetto della squadra, entrerà Castillo al posto di Cacia. Ora però attenzione al calcio di punizione, Marcolini pronto con il suo sinistro a mettere in crisi Benussi. La rincorsa di Marcolini, palla che gira troppo alta sopra la traversa, sfuma questa chance per il Chievo. Non era certo una posizione facile, ci ha provato Marcolini, palla alta senza convinzione. Marcolini ce li ha questi colpi, calcia molto bene, però mi sembra sia andato sul pallone senza la necessaria convinzione per poter trovare la via del gol. Cambio ancora degli esterni, Luciano sicuramente meglio di Junco, però non totalmente incisivo come probabilmente Iachini desiderava. Gli esterni sono fondamentali nel gioco del Chievo e oggi non sono stati brillantissimi. Sicuramente Luciano meglio di Junco, però è giusto anche questo cambio. Applausi scroscianti per Cacia, che lascia il campo a Castillo, questo attaccante argentino di grande esperienza, 33enne di Buenos Aires, che in patria era cresciuto nel vivaio dell'Huracán e che poi si era trasferito in Italia, ma giocando nei dilettanti e in Serie C ha segnato tantissimo qui in Puglia, a Brindisi, a Nardò, a Gallipoli, ha giocato anche a Lamezia, poi la B l'ha conosciuta soltanto nel 2006 a Frosinone ed è stato un buon approccio. Frosinone 5 gol, ma poi l'anno scorso a Pisa, in una stagione comunque molto brillante per una matricola, ne ha segnati 17 ed è arrivata la chance per lui della Serie A e di tornare anche in Puglia, dove aveva vissuto tante stagioni ricche di gol. Adesso va a dar fastidio lui in pressione italiano. Mandelli è un bel attaccante, io lo conosco, lo seguo da tempo anche nelle categorie inferiori, attaccante forte fisicamente, dotatissimo sotto l'aspetto acrobatico e poi aiuta molto la squadra. Infatti credo che il cambio sia stato anche seguendo questa prospettiva, perché Castillo può aiutare, può far partire il pressing già dalla fase offensiva della squadra del Lecce, poi è un giocatore che può trovare il gol anche lui in qualsiasi momento. Sfuma l'azione del Chievo, primo tentativo di Danna di mettersi in evidenza, ma all'ultimo tocco il suo. Adesso Mazzoleni va a dire a Benussi che deve preoccuparsi di accelerare la ripresa del gioco. Benussi gli dice che non trovava il pallone e allora il siparietto si completa qui con il portiere del Lecce, pronto al rinvio, 27enne Mestrino, proprio a Venezia, esordito in Serie A a 19 anni, poi ha giocato in prestito in C a Lumezzane, anche ad Ascoli, poi è tornato a Venezia 3 anni fa e infine dal 2005 ha approdato a Lecce. Recupera il pallone e lo gioca Pinzi, servendo Esposito. Palla che gira poi nella zona di Marcolini. Cerca la giocata in avanti Esposito, stavolta non trova però lo spiraglio giusto. E allora ci sarà di nuovo il rinvio di Benussi e certo è che il Lecce può provare a gestire questa situazione di vantaggio che consente alla squadra di Beretta di provare a sfruttare le azioni di rimessa e il Chievo dovrà per forza di cose col passare dei minuti cercare qualcosa in più in avanti. Esposito scarica all'indietro, poi Italiano gioca il pallone dalla parte opposta dove c'è Danna larghissimo, ma c'è anche Polenghi in chiusura. È stato molto bravo Polenghi per tutta la partita a tenere la posizione, a non farsi mai sorprendere, mettere in difficoltà. Adesso va in anticipo e guadagna anche il calcio di punizione su Danna, è un po' stanco Polenghi, vedete che lamenta qualche problema di crampi.
naturalmente la scelta di Beretta di preferirlo a Angelo probabilmente legata proprio allo schieramento del Chievo, assolutamente la presenza di questi esterni offensivi. Torniamo a Stefano Impallomeni a bordo campo. Stefano, sì, mentre Beretta sta mandando Diamutene e Leonardo a scaldarsi insieme agli altri, Iachini, parliamo un attimo del Chievo. Insomma, Iachini non è molto contento, soprattutto nella velocità, nel giro palla, nell'esecuzione, soprattutto Pelissier, per tutto questo periodo, per tutta la gara è rimasto veramente inoperoso, poco pericoloso, e sono determinanti anche i movimenti non soltanto degli esterni ma anche dei centrocampisti che a turno devono portare via senza palla anche dei punti di riferimento. Dall'altra parte invece ha detto in difesa soprattutto Beretta: stiamo attenti alla posizione, cioè vuole evitare errori di concentrazione, di posizione, soprattutto sui calci da fermo. Calcio a lungo Benussi verso Tiribocchi, che deve guardarsi da Cesar, che però lo anticipa poi Italiano, Malagò e Pinzi, di nuovo Mandelli, ancora Italiano, stavolta il giro palla c'è, è abbastanza rapido e permette alla squadra comunque di uscire. Fallo di Antunes su Esposito. Esposito è entrato con personalità, cerca sempre lo spunto, il dribbling, questo è un buon segno sia per lui sia in prospettiva futura proprio per il Chievo. Italiano verso Pelissier in area, cerca di difendere il pallone, Pelissier è bravissimo e mette in difficoltà pesantemente Stendardo, poi finisce giù e il fallo è assegnato proprio in attacco a Pelissier su Stendardo, che però era andato in difficoltà sulla giocata di Pelissier, con la quale vediamo combatte. Stendardo, Giovanni, a mio giudizio uno dei migliori in campo, tenendo presente che è arrivato da poco, si è impossessato totalmente dell'area di rigore del Lecce, ha annullato, proprio a riprendere il discorso di Stefano Impallomeni, Pelissier, che è un attaccante temibilissimo, però non gli ha concesso nulla, non l'ha mai fatto girare, e Pelissier è rapidissimo, può calciare con entrambi i piedi, veramente ottima la prova del centrale del Lecce, Stendardo. Pronto rinvio, ancora Benussi, palla lunghissima, non c'è nessuno, Tiribocchi si ferma, allora Malagò va al rinvio, poi salta Ariatti a contatto con Pinzi, il rimpallo favorisce però il Lecce nella circostanza. Allora siamo a metà del secondo tempo, il Lecce in vantaggio per 1-0, gioca la palla centralmente Zanchetta all'indietro, può andare Stendardo e lo fa appoggiandosi a Benussi, cerca Caserta adesso, contrasto con Malagò, Caserta va via ma si allunga il pallone che torna al Chievo, Marcolini, eccolo che riceve, poi Italiano, buono il movimento Italiano, scatta Esposito, Italiano cerca invece Danna, Polenghi azzecca un gran controllo e poi permette a Benussi il rinvio, poi Castillo va a saltare per cercare di recuperare il pallone, finisce a terra sull'intervento di Marcolini, calcio di punizione. È stato bravissimo Castillo, ha messo proprio il suo fisico a disposizione della squadra, guadagnandosi una punizione che può sembrare irrilevante, invece importantissima. Io vedo alcuni giocatori del Lecce molto stanchi, Caserta, Tiribocchi sono molto stanchi, prevedo e credo che Beretta più presto farà dei cambi, perché il Lecce ha la possibilità di sfruttare delle ripartenze, il Chievo sta cercando in tutte le maniere di recuperare questa partita e spesso non si fa trovare impeccabile sotto l'aspetto tattico come al solito, ma è giustificabile questo. Italiano, il suo pallone lungo viene deviato in fallo laterale, rimessa per il Chievo nella metà campo leccese. Dunque Chievo che ha operato due sostituzioni, Danna ed Esposito in campo, nel Lecce solo Castiglio per il momento. Cross di Malagò, intervento di Benussi, non c'era nessuno tranne Danna, che poi è arrivato da dietro e si è appoggiato sul portiere. Discreta copertura dell'area sia di Pelissier sul primo palo, di Danna al secondo, però Benussi sempre autoritario soprattutto nelle palle alte in questa partita. Eccolo il rinvio di Benussi, mentre Beretta sembra quasi chiedere ai suoi giocatori chi ancora ce la fa, diciamo, a resistere in campo in questo finale, per capire eventualmente come muoversi a livello di sostituzioni. E allora Italiano tiene palla, l'appoggia a Marcolini, largo verso Pinzi che guadagna un'altra rimessa sempre in zona d'attacco.
però è un Chievo che dal punto di vista delle occasioni da gol non è che sia riuscito a mettere in crisi particolarmente Benussi. Palla dentro di Malagò, stacca bene Fabiano, c'è Esposito, cerca il controllo con il petto non facile, poi finisce giù Esposito. L'arbitro Mazzoleni assegna il calcio di punizione per l'intervento di Ariatti. E adesso tutti a saltare, non rimane praticamente nessuno in difesa, completamente scoperta la metà campo del Chievo che cerca il tutto per tutto. Adesso arretra di qualche metro Italiano, adesso Iachini richiama anche Mantovani, un passo indietro perché altrimenti sarebbe stata proprio la metà campo tutta scoperta. Pronto Marcolini con il suo sinistro, palla morbida e non la tocca nessuno, grosso rischio però. Pellissier si arrabbia, dice di essere stato strattonato, comunque si riparte con la rimessa dal fondo e con il Chievo che ci riproverà. Eccolo qui il pallone che è arrivato nella zona di Mantovani, è stato più che altro toccato appena appena, credo, da Giacomo Mazzi o da Tiribocchi, quel tanto da non consentire a Mantovani di poter colpire da posizione veramente pericolosa. Sempre Benussi pronto per il rinvio, 27 minuti del secondo tempo, vince il Lecce 1-0, decide per ora il gol di Caserta. Salta Castillo, il rimpallo lo favorisce, rimessa laterale per il Lecce, ma le proteste moderate dei giocatori di Iachini. Pronto Polenghi, stanchissimi tanti giocatori del Lecce, anche Tiribocchi che adesso prova a dar fastidio a Cesare, il cui rilancio finisce direttamente fuori. Non è stata la giornata di Tiribocchi. Tiribocchi è un attaccante secondo me eccezionale, che anche quando non trova la via del gol lascia sempre un'impronta importantissima sulla partita. Oggi secondo me non era nel meglio della condizione fisica. Attenzione però, adesso il pallone arriva a Tiribocchi, l'arbitro aveva fermato il gioco, si era anche alzata la bandierina, ma viene fischiato il fallo di Castillo che cercava di raggiungere il pallone in elevazione, che vedete allarga il braccio su Mandelli. Dunque Chievo riparte con Italiano, ecco il lancio lungo verso Pellissier, molto lungo, schizza sul terreno di gioco, lo recupera Benussi. Troppo pretenzioso il lancio di un ottimo Italiano, perché ha disputato una partita ordinata, perfetta, come al solito dirigente, però è difficilissimo per via aeree così forte poter mettere in condizioni Pellissier di superare i due centrali del Lecce. E adesso la carta Bogdani, si gioca Iachini per dare un po' di peso all'attacco, uscirà Italiano, dunque squadra a trazione anteriore e anche 4-4-2 verosimilmente, con due esterni come Esposito e Danna, e Bogdani che andrà ad affiancare in avanti Pellissier. Vedremo se questo schieramento riuscirà a creare qualche problema in più a Lecce di quanti ne abbia avuti fino a questo momento. Pinzi cerca Malagò, qui non c'è intesa, palla che finisce fuori. Ci inizia a esserci stanchezza, la stanchezza ti porta via la lucidità, proprio un errore banale da parte di Pinzi e Malagò sulla fascia destra. Cambio che ci sta, buona la partita a mio giudizio di Italiano, ma cambia che ci sta perché ha bisogno di qualche altra alternativa nel gioco aereo, col fisico, possono mettere la palla dentro l'area. Tanto per il Chievo c'è Marcolini che passa a costruire il gioco al posto di Italiano. Marcolini e Pinzi giocare da centrali in questa linea praticamente a 4, molto spregiudicata se vogliamo chiamarlo 4-4-2 o 4-2-3-1, insomma come preferiamo con i numeri, però in realtà nella sostanza davanti a un peso specifico diverso, la presenza di Erion Bogdani. Intanto l'arbitro interrompe il gioco, c'è bisogno dell'intervento dei sanitari. Il giocatore Lecce a terra, qui vediamo l'esultanza, la gioia dei tifosi giallorossi che sognano naturalmente di festeggiare subito con i tre punti questa nuova avventura in Serie A, l'ultima vittoria in Serie A del Lecce, e naturalmente risale alla stagione 2005-2006. Lecce vinse a marzo addirittura del 2006 con il Palermo 2-0, da allora in Serie A
poi non ha più vinto naturalmente solo quel finale di stagione, ma considerato, e questa è la prima partita del nuovo anno, qui vediamo l'esultanza molto colorita anche davanti alle nostre telecamere dei tifosi al momento del gol di Caserta. Beretta ne ha approfittato di questa pausa per dare altre indicazioni. Allora si può ripartire con Antunes, mette questo pallone in avanti dove Castiglio non arriva, poi Tiribocchi che ha ripreso un po' di fiato, va a dar fastidio al disimpegno difensivo che infatti è difficoltoso, e poi c'è un'entrata abbastanza ingenua, inutile e fallosa di Cesar. Si prende il cartellino giallo, direi inevitabile. Inevitabile, assolutamente. Inutile, come l'aggettivo che hai usato te è perfetto, anche perché era in una zona del campo assolutamente non pericolosa, e questo può consentire a Lecce di assestarsi. Beretta diceva ai propri giocatori di adottare un 4-4-2 leggermente più prudente, cercando di stringere le due linee, probabilmente quella di centrocampo e quella di difesa, per non consentire a Bogdani, a Pellissier, che adesso andrà incontro maggiormente avendo la punta boa che Bogdani, di poter ricevere la palla liberamente. E allora Caserta sul pallone per cercare una soluzione offensiva. Tiribocchi cerca l'intesa con il compagno, va Caserta, lontana Mantovani verso Danna, colpisce di testa Danna, poi si scontra Giacomazzi, palla buona, Tiribocchi la lascia a Caserta, però chiude la difesa del Chievo, qui ha rischiato tantissimo. È vero, ha rischiato tantissimo, però io credo che Tiribocchi innanzitutto ha sentito l'urla di Caserta, perché dopo, e credo che se fosse andato Tiribocchi sul pallone ci sarebbe stata la posizione di offside. Azione sfumata, occasione del possibile raddoppio per il Lecce, ora Esposito dalla parte opposta, cerca di superare Antunes che però chiude bene lo spazio e appoggia all'indietro. La possibilità di giocare palla ancora per il Chievo, che fatica però a creare problemi. E adesso l'uscita di Benussi con grande tranquillità, azione che praticamente si ferma, può ripartire sulla sinistra Antunes. Eccolo lo scatto di Tiribocchi e anche quello di Castiglio, che fa da sponda per Tiribocchi, cerca di chiudere il triangolo, buona l'idea, esecuzione un po' meno. Lecce che insiste, però cambia il fronte ancora, dove c'è la chiusura di Mantovani, alle spalle c'era Caserta pronto, cerca di ripartire ora Pinzi, qualche spazio si è creato. Le squadre sono stanchissime, vedi che difficoltà hanno a rientrare. Consentimi di elogiare Castiglio, che da quando è entrato si è messo veramente al servizio della squadra, ha vinto tutti i duelli aerei, si vede che è volitivo, ha voglia di rendersi protagonista anche nel palcoscenico della Serie A. Ancora insiste cercando sulla destra una soluzione, il cross di Malagò anticipato, Esposito da Antunes, Castiglio riparte, difende bene palla, la lascia Zanchetta, eccolo lo spazio per l'inserimento di Castiglio che va in velocità, in mezzo c'è Tiribocchi prova a girarsi, poi è da solo e guadagna comunque il fallo dell'avversario, calcio di punizione tra i due romani, il contrasto Tiribocchi e Pinzi, calcio di punizione che permette a Lecce di respirare. Guardate la festa della curva leccese, è già partita l'azione, c'è la possibilità dell'inserimento sulla sinistra di Ariatti, va al tiro Ariatti e il pallone non passa, lontanissimo dalla porta, buona iniziativa. Sta per uscire intanto anche Caserta, al suo posto entrerà Munari per dare un po' di polmoni al centrocampo, un po' di fiato più che altro in questa fase in cui la stanchezza si fa sentire, le gambe cominciano un po' a indurirsi, siamo all'inizio della stagione e logicamente la condizione non può essere ancora al massimo. Altro bel centrocampista Munari che entra, il giocatore che coniuga quantità e qualità, che sarà sicuramente utile alla squadra di Beretta. Gioca il pallone adesso ancora Polenghi, ecco l'inserimento di Castiglio, la palla è un po' lunga e allora Cesar ha tutto il tempo e lo spazio per appoggiarla all'indietro verso Squizzi. Adesso glielo dico. Poi gioca ancora Mandelli che trascina il pallone più avanti possibile.
Torniamo a bordo campo, Stefano Impallomeni. Sì, prima dicevamo del sistema tattico, di questa novità insomma da parte del Chievo, praticamente con un 4-1-1-4 praticamente, perché ha detto a Pinzi e a Marconi di sfalsarsi, ma di giocare a fianco, uno avanti e uno dietro, e poi addirittura i due esterni Danna e Esposito molto alte sulla linea dei due attaccanti che sono Bogdani e Pellissier, mentre Munari farà il quarto di centrocampo, come diceva Iorio, che si è trasformato, non è più un 4-3-1-2 come all'inizio con Caserta dietro le due punte, ma farà forse l'esterno destro in questo 4-4-2. Applausi scroscianti per Caserta, autore del primo gol stagionale del Lecce, gol stiamo rivedendo, gol molto pesante che vale 3 punti, l'abbiamo detto, Caserta ha vissuto una carriera praticamente tutta in Sicilia, è arrivato dal Palermo, prima ha giocato 3 anni a Catania, esordi con Ligia Virtus a 30 anni, è arrivato tardi al palcoscenico della Serie A e questa è la sua prima esperienza di fatto fuori dall'isola. Iniziata nel migliore dei modi con questo gol che vale molto, posizione irregolare di Tribocchi, che se dalla panchina leccese si alza qualche piccola protesta nella circostanza, anche in questo caso l'ha visto bene i collaboratori di Mazzoleni. Controllo cercato da Esposito, non riesce però a tenere il pallone in campo, e allora il Lecce va a trascorrere i secondi. Quadratura per Mauro Esposito, abbiamo detto, si è trovato subito di fronte Antunes che praticamente ha giocato con lui fino a pochi giorni fa, dunque lo conosce bene, che sa soprattutto la condizione di Esposito che ancora non è al massimo. Polenghi, c'era forse un fuorigioco, così è di Castillo, e Chievo che vuole riprovarci. Adesso si fa vedere Pinzi che riceve, palla morbida, Giacomazzi la recupera, poi allarga Zanchetta verso Ariatti, Ariatti è ancora fiato da spendere, poi Antunes verso Tiribocchi, controllo di Tiribocchi, Vandelli davanti a lui, Tiribocchi mette dentro il pallone, il controllo di Castillo e c'è un gol bellissimo dell'argentino che ha la freddezza per chiudere il match, primo gol in Serie A, un attaccante che è arrivato al palcoscenico che più conta, decisamente tardi per i suoi mezzi e per le sue qualità. D'accordissimo, l'avevo detto, guarda, impatto straordinario Castillo sulla partita, impreziosito adesso da un gol da grandissimo attaccante. Complimenti innanzitutto a Tiribocchi per lo spunto e per l'assist, ma poi lui ci ha messo del suo, ha stoppato una palla in maniera perfetta e poi una freddezza, colpo sotto, veramente un gran gol. Grande, guarda, ha morbidito la palla, colpo sotto, grande gol di Castillo, e soprattutto complimenti per come è entrato in partita, con la voglia e il giusto premio all'entrata in campo di questo attaccante. È sicuramente uno dei personaggi di questo pomeriggio leccese, Castillo, un merito particolare per lui. Il Chievo è stato colpito nel momento in cui stava approfondendo lo sforzo più significativo per cercare di rimettere la partita in piedi, però il Chievo visto nel secondo tempo è stato veramente impalpabile nella fase offensiva, diciamo che probabilmente non avrebbe neanche meritato il pareggio. Adesso diventa molto difficile cercarlo in questo finale, considerando il doppio vantaggio, che mancano 6 minuti alla conclusione, e dunque per il Lecce può essere un esordio stagionale di quelli da incorniciare. 2-0 tutto nel secondo tempo. Aggiungerei, Giovanni, se mi consenti, alla tua disamina perfetta, anche nel primo tempo è totalmente impalpabile. A te ci prova Danna adesso a mettere un pallone dentro, poi Marcolini al limite non ha spazio perché Giacomazzi non glielo consente, poi arriva Malagò, c'è la chiusura di Ariatti, è ancora molto reattivo l'11 di Beretta, in cui tutti si sono sacrificati. Un buon esordio veramente per il tecnico milanese in campionato. Antunes in anticipo, poi gioca la palla Ariatti ancora. Castillo qui era in fuorigioco, la chiusura difensiva di Malagò, poi Fabiano. Adesso Munari si fa sfidare il pallone, anzi Zanchetta lo perde, poi Antunes va in chiusura. Ultimi 5 minuti, possono essere 5 minuti veramente di festa per il pubblico del Via del Mare.
C'è il fallo adesso di Marcolini, punizione ancora per il Lecce. La conclusione del discorso totalmente impalpabile in fase offensiva, tatticamente impeccabile fino al gol di Caserta, però anche nel primo tempo il Chievo non ha mai dato l'impressione di poter trovare la via del gol, e mi permetto anche mi ha dato l'impressione di avere poco peso davanti, di essere troppo leggera nei confronti della difesa del Lecce, che ha avuto sempre la meglio. Mancano 4 minuti, allora Maurizio Iorio adesso penserà quale uomo a segnare, diciamo, il ruolo di migliore in campo, di uomo partita Sky, da una parte e dall'altra, ma naturalmente sul fronte leccese in particolare Giacomazzi. La giocata di Fino verso Castillo, che si è inserito ancora una volta bene, la chiusura da parte di Cesar. Direi che Castillo è uno di quelli sicuramente da copertina, anche per la sua storia, per la sua carriera italiana, sempre in salita, sempre la rincorsa di un'affermazione. Ci ha creduto il Lecce fortemente, lo ha voluto dal Pisa, ha investito su questo attaccante nonostante, come detto, i 33 anni. Direi che questa partita di oggi testimonia la bontà di questa scelta. Giacomazzi adesso va al tiro, palla nel settore addirittura dei tifosi del Chievo. Se non fosse entrato Castillo avrei dato il mio riconoscimento Sky a Stendardo, che secondo me ha fatto una partita esemplare e impeccabile, però credo che anche per premiare il primo gol in Serie A di questo attaccante, credo che vada dato a Castillo. Antunes intanto deve chiudere il suo Esposito, che si è inserito bene sul pallone di Pellissier. Applausi anche per il portoghese, che è stato molto bravo anche lui, ma nel Lecce è difficile trovare qualcuno al di sotto della sufficienza. Ora Pinzi cerca lo spazio che non c'è, perché vedete che tutta la squadra di Beretta è schierata perfettamente anche in questo finale. Palla che gira, arriva Pinzi, può mettere dentro, poi il rimpallo è anche sfortunato per il centrocampista del Chievo. Aggiungerei anche per completezza di cronaca che l'ottima prestazione da parte di Fabiano, che è un giovane interessantissimo schierato centrale al posto di Diamutene, che è il capitano del Lecce, per cui complimenti anche a Fabiano, che veramente insieme a Stendardo hanno creato un muro insuperabile oggi per gli attaccanti del Chievo. Benussi può calciare lungo il pallone, ormai devono trascorrere ancora 2 minuti abbondanti, poi vedremo se quanto sarà il recupero. C'è la punizione per il fallo con il braccio di Castillo. Marcolini in avanti, Bogdani cerca il controllo, poi Danna può giocare il pallone sulla sinistra, va a cercare il cross Mantovani, esce Benussi in anticipo con grande decisione. E intanto ci sarà spazio anche per Budiansky, che è tornato a Lecce, dove era arrivato anche a gennaio scorso. Tra questo finale per assaggiare il campo al posto di Tiribocchi. Stacca bene Polenghi ancora, ecco Munari. Tiribocchi cerca lo scatto, ma è ancora un passo al di là della linea dei difensori. Adesso viene richiamato in panchina per far spazio a Budiansky, quando siamo all'ultimo minuto che sta per iniziare. Si gioca però, quindi per il cambio bisogna comunque aspettare ancora. Marcolini, ecco sulla destra Malagò che viene fermato. Antunes, intervento di Pinzi che è giudicato falloso. Ancora punizione per il Lecce, ed eccolo qua il cambio che arriva. Esce il tir, applausi per lui, uno dei beniamini della tifoseria salentina. Sì, è un attaccante eccezionale, come ho già detto, assicura sempre un gran bottino di gol, ma poi aiuta tantissimo la squadra. Oggi non mi ha entusiasmato tantissimo Tiribocchi, però è un giocatore imprescindibile a mio giudizio per il Lecce. Tiribocchi, che era venuto a Lecce lo scorso anno, voluto fortemente da Papadopoulos, con il quale aveva vissuto una grande stagione a Siena con tanto di promozione in Serie A, si è ritrovato adesso Beretta, che comunque aveva avuto anche al Chievo, quindi da questo punto di vista non ha certo avuto particolari problemi. Adesso il Lecce vuole chiudere in questi minuti finali in avanti. Chievo recupera palla con Pinzi, la gioca per Pellissier, per la prima volta c'è spazio, infatti Beretta se la prende un po' con i suoi, però Munari chiude benissimo. 5 minuti di recupero, forse anche un po' esagerati considerando l'andamento della partita.
quindi ci sarà ancora da giocare. Siamo già entrati nel recupero. Va Danna a cercare fortuna sulla sinistra, poi però se lo allunga troppo e finisce direttamente fuori. Ci sarà la rimessa dal fondo, una Benussi che se la prende particolarmente comoda. Dunque per il Lecce l'esordio in campionato è sicuramente da ricordare, un 2-0, i primi punti in classifica, e poi il prossimo appuntamento ancora casalingo con il Siena per cercare di dare una sterzata ulteriore alla classifica. Tra l'altro Siena che altrettanto bene oggi ha giocato e vinto in casa con il Cagliari per 2-0, quindi sarà una sfida fra due formazioni che arriveranno al culmine di una settimana in cui le cose sono andate bene. Castillo per Giacomazzi che prova ad andare dentro, chiude bene la difesa del Chievo, rilancia Squizzi, anticipato Esposito da Antunes, poi Ariatti, palla giocata ancora da Zanchetta sul filo del fallo laterale, Antunes che però è bravo a tenerla in gioco, poi cerca lo spunto, ancora fiato, bravissimo Antunes, abbiamo detto reduce anche da una settimana di impegni con il Portogallo Under 21, nonostante questo pronto e reattivo anche in questo finale in cui veramente non c'è più nulla da chiedere alla partita. Marcolini lungo con la sponda di Bogdani, bravo Stendardo che appoggia su Ariatti, poi Zanchetta cerca l'inserimento di Munari che non può arrivare, quasi impossibile. Allora la Squizzi a Malagò, si aspetta solo il fischio di chiusura, ancora 3 minuti da giocare considerando il recupero. Esposito ha scambiato il pallone con Pelissier, palla Bogdani, Danna ci prova, conclusione centrale, parata facile di Benussi, una delle poche conclusioni nello specchio della porta da parte del Chievo, e poteva essere un'arma quella di Bogdani d'appoggio visto che è forte fisicamente, però mi sembrano assolutamente sfiduciati i giocatori del Chievo. Chievo che farà visita alla Sampdoria, dunque una seconda trasferta consecutiva per la formazione di Iachini, dovrà riscattare naturalmente questa sconfitta. Adesso Mantovani per Bogdani, Danna, Marcolini subito su Pinzi, Esposito accenna al movimento, poi Pinzi lascia ancora Marcolini, Giacomazzi che adesso è rimasto in campo e gioca praticamente da più avanzato insieme a Castillo. Scorre ancora il cronometro, mancano 2 minuti quando Munari recupera la palla, arriva Marcolini, la riconquista per il Chievo, lungo il pallone di Cesar con il petto Pelissier, non riesce a servire nessun compagno. Abbiamo detto praticamente per Iachini una partita abbastanza da archiviare in fretta, evidentemente giocare a Lecce non è la cosa migliore per lui e per il Chievo che lo scorso anno, pur dominando la Serie B, lo ricordiamo, perse proprio a Lecce 3-0 pesantemente. Stavolta nel passivo è andata meglio, ma nella sostanza non cambia nulla. Budiansky cerca di giocare il pallone, lo fa verso Castillo, tengono palla e fanno trascorrere questi ultimi secondi, in realtà manca ancora 1 minuto alla fine della partita. Poi ci sarà il boato del pubblico di Lecce che torna dunque a festeggiare una vittoria in Serie A, la Serie A conquistata lo scorso anno a termine di una lunga cavalcata culminata poi nel doppia sfida playoff contro l'Albino Leffe. Budiansky, sarà lui a giocare uno degli ultimi palloni di questa partita, accende lo scatto Munari, Budiansky preferisce cambiare tutto, serve Ariatti, Antunes, palla che gira poi ancora fra i piedi dei giocatori del Lecce, Fabiano prova l'inserimento di Polenghi che va dentro bene, riesce a portarsi avanti il pallone, poi si ferma, scarica su Budiansky che arriva, sta per scivolare, poi riesce a mantenere l'equilibrio, Cesar spedisce fuori e dunque chiude in attacco il Lecce. Buona anche la prestazione di Polenghi,
sia in fase offensiva, soprattutto in fase difensiva. Finisce qui, Lecce batte Chievo 2-0, decidono nel secondo tempo i gol di Caserta in apertura e di Castillo in chiusura. Primi due punti in classifica per il Lecce, che aggancia proprio il Chievo a quota 3 Super Spot. È arrivata. Ecco. È arrivata la DSL di Vodafone. Dal negozio direttamente nelle tue mani. Ecco qua, ADSL, facile facile. Grazie, grazie. Con Vodafone Station è semplice. Apri, colleghi e hai subito telefono fisso e internet veloce. Vodafone. Life is now. Anche a casa scelgo Vodafone. Pure io. Il saluto fra le due squadre proprio all'interno del centrocampo. I giocatori del Chievo ringraziano il manipolo dei sostenitori che sono venuti da Verona fin qua giù e che tornano a casa sicuramente un po' delusi, sconfitti meritatamente, però da un Lecce brillante che ha giocato bene all'inizio e poi è riuscito a capitalizzare nel secondo tempo in conclusione. Beretta chiama tutti i suoi giocatori, lo vedete, evidentemente questo è un rito che vale prima della partita ma anche dopo, a stringersi tutti insieme per festeggiare il successo che permette al Lecce adesso di vivere una settimana comunque di serenità, e anche il pubblico aspetta ormai che il circolo dei giocatori giallorossi possa, diciamo così, esplodere di gioia. Bello il gesto dei giocatori del Lecce e del suo allenatore, però ancora più bello a mio giudizio il gesto che ha fatto Beppe Iachini, che dalla panchina si è fatto 50 metri per andare a stringere la mano ai tre arbitri e a tutti i giocatori avversari. Veramente complimenti all'allenatore del Chievo per la sportività con cui ha accettato questa sconfitta a mio giudizio che è meritata, perché il Lecce ha prodotto molto di più, ha creato maggiori pericoli, ha sbloccato la partita e poi ha legittimato la vittoria con un grandissimo gol di Castillo e vanificando qualche altra occasione, per cui nulla da eccepire sulla vittoria salentina. E dunque tanti uomini veramente al di sopra della sufficienza. Abbiamo scelto Castillo, abbiamo detto, a 33 anni il suo primo gol in Serie A, assolutamente una giornata per lui speciale. Sta vicino a Stefano Impalomeni, andiamo Stefano. Sì, allora cominciamo dalle tue parole Giovanni, una bella storia da raccontare quella di Castillo, perché non è mai troppo tardi per segnare, per esordire in Serie A e segnare subito. Sì, sono contento perché ogni anno che passa faccio l'esordio in una categoria, mi fa solo piacere. Questo è sicuramente qualcosa di importante, perché comunque essere arrivato in Italia all'interregionale, arrivare in Serie A, penso sia una cosa importante, però comunque bisogna ancora dimostrare in questa categoria che sicuramente è molto difficile. Ecco, l'ha dimostrato però, un bellissimo gol da veterano, da giocatore maturo insomma. Ecco, perché sei arrivato così tardi in Serie A? Vabbè, la storia è un po' lunga, ci sono stati anche dei bastoni con le leggi di calcio che a un certo punto se praticamente hanno impedito agli extracomunitari di giocare in Serie C, per quello non ho potuto fare la scalata, però poi dopo sono contento di essere arrivato anche a questa età, per quello molto contento. E ora che dai, battaglia al posto di Cascia? Ma no, noi siamo quattro attaccanti, perché c'è pure Leonardo. In Serie A non si può pretendere anche di avere il posto sicuro. Sicuramente Serie A è molto molto competitiva, ci sarà posto per tutte e quattro, anche Conan che oggi è rimasto in tribuna, siamo in cinque, per quello sicuramente ci sarà posto per tutti e ci sarà anche di far gol tutti, per quello non c'è problema. Ecco, oggi era importante perché il Lecce non aveva fatto mai gol in partite ufficiali, anche compreso la Coppa Italia, veniva da due sconfitte consecutive, un 2-0 secco, ma è importante perché anche se siamo all'inizio del campionato rappresenta uno scontro diretto. Sì, non è da nascondere che eravamo un po' preoccupati per il fatto che avevamo giocato due partite e non avevamo segnato, questo sicuramente era un po' da preoccuparsi, però comunque oggi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto due gol belli. Niente, siamo contenti, non si può neanche pretendere una neopromossa di fare 3-4 gol a partite, per quello si sarà anche da soffrire. A chi lo dedichi questo gol? A mia moglie, a tua moglie. Ringraziamo Castiglia, a te Giovanni. Grazie naturalmente anche a Stefano Impalomeni. Possiamo andare a vedere le fasi salienti di questa partita che si è chiusa in trionfo per il Lecce nel secondo tempo. Questa è l'azione che dà il via proprio al gol di Caserta. Vedete un cambio di fronte di Giacomazzi, bravissimo Ariatti, e poi Caserta si fa trovare pronto all'appuntamento.
realizza il primo gol stagionale del Lecce con la difesa del Chievo che per la prima volta dopo un primo tempo impeccabile si fa trovare impreparata nel piazzamento, nella posizione. Il Chievo provato a reagire quasi subito, ha avuto la palla immediata con Esposito per andare al pareggio, l'occasione più importante creata, e poi questo tentativo di Lusiano con la palla che è finita alta grazie anche all'intervento difensivo di Ariatti. Poi il Lecce ha sfruttato bene gli spazi, si è reso pericoloso qui, calibrato male Ariatti il pallone per Cacia che non è riuscito a chiudere in maniera decisa in porta, tentativi velleitari, lo possiamo vedere proprio del Chievo che poi alla fine ha subito il contropiede ancora leccese. Tribocchi ha preparato benissimo questa azione, Castiglio, controllo e pallonetto sul portiere. Sì, gran gol, ha impreziosito la sua prestazione veramente con un grandissimo gol. L'ho già detto, il Lecce ha ampiamente meritato questa vittoria, figlia di una buona organizzazione tattica, ma soprattutto di una maggior cattiveria e incisività in fase offensiva, quella che non ha avuto il Lecce. Il Chievo, hai detto bene te, impeccabile per 46-47 minuti, non ha concesso poco, e niente al Lecce. Dopo però, quando si è trovato in svantaggio, a mio giudizio ha mostrato una lacuna molto importante, cioè quella proprio di non riuscire a creare pericoli dentro l'area di rigore avversaria. Eccoli qua i numeri che ci confermano la vittoria meritata del Lecce per 2-0 sul Chievo. Abbiamo veramente completato qui dal Via del Mare. Allora, ringraziamento alla regia di Antonella Marchini, al coordinamento di Giulio Scalvenzi, a tutti i tecnici, grafici, fonici, quelli che hanno permesso la trasmissione di questa telecronaca qui da Lecce. Un saluto da parte di Giovanni Rispoli e di Maurizio Iorio.